storiche della rivoluzione araba, lo schema è quello che abbiamo già sperimentato e dunque introdurrà Franco per circa un'ora, penso, e poi daremo la parola per interventi e domande con l'obiettivo di chiudere la giornata entro le 19:30. Mi sembra che siamo già un numero consistente, proporrei di chiudere le telecamere, anche se i vostri volti sono tutti bellissimi, e è bello vedersi, ma così ci sentiamo meglio, occupiamo meno banda. Va bene, senza ulteriore indugio, la parola a Franco. Sì, ciao a tutti. Allora, lo scorso anno abbiamo visto l'esplosione di una serie di movimenti di massa in una serie di paesi del Medio Oriente, che hanno portato anche alla caduta di una serie di governi. Parliamo del Libano, dell'Iraq, un po' di tempo prima anche in Algeria. Sono mobilitazioni che peraltro hanno ripreso il filo interrotto delle primavere arabe del 2011. Nel 2011, come ci ricordiamo, c'è stata una sollevazione di massa straordinaria in un paese dopo l'altro, un vero e proprio processo rivoluzionario che però non è andato fino in fondo, non è arrivato alla vittoria, è stato fatto deragliare. Sicuramente a causa dell'intervento dell'imperialismo e delle monarchie del Golfo che hanno finanziato milizie jihadiste, quelle milizie jihadiste che hanno insanguinato la Libia e la Siria, ma soprattutto se le primavere arabe non sono potute andare fino in fondo, non hanno potuto soddisfare le istanze delle masse che vi hanno preso parte, è soprattutto per la mancanza del fattore soggettivo, per la mancanza di una direzione rivoluzionaria all'altezza del coraggio e dello slancio delle masse. Rispetto invece a questi ultimi movimenti, quelli dell'anno scorso, sembrava che con il diffondersi dell'epidemia questa seconda primavera araba avesse subito una battuta d'arresto. In realtà, pochi giorni fa, abbiamo visto che le masse in Libano sono tornate nelle strade, e sono tornate ancora più arrabbiate di prima, perché dopo la caduta del governo di Hariri quest'autunno, si è insediato in Libano un nuovo governo, un governo tecnico, ma tutti i problemi economici e sociali del Libano non sono stati affatto risolti da questo nuovo governo e anzi si sono aggravati. Il Libano sta letteralmente collassando sul piano economico. La lira libanese si è svalutata e c'è un'inflazione che ha colpito la stragrande maggioranza della popolazione. E questa nuova ondata di manifestazioni ha espresso una radicalità ancora maggiore rispetto a quella di 6 mesi fa. E credo che lo stesso accadrà anche negli altri paesi del Medio Oriente, e il diffondersi del virus, al di là degli effetti che avrà a breve termine, in realtà non farà altro che aggravare ulteriormente la situazione delle masse. E dunque quest'area del mondo rimarrà centrale anche nella prossima fase. Per capire i processi di oggi dobbiamo però studiare la storia di questi paesi, conoscere le loro tradizioni politiche, che sono delle tradizioni particolari, che sono diverse dalle tradizioni politiche che esistono in altre parti del mondo, in Europa, in America Latina. Perché questi paesi, contrariamente a come vengono solitamente descritti, cioè come paesi dominati dalla barbarie islamica, in realtà hanno una tradizione di lotta di classe, hanno una tradizione rivoluzionaria e hanno anche una tradizione comunista. Ed è quindi importante che noi andiamo a capire qual è questa tradizione. Il periodo chiave per comprendere quali sono appunto le radici politiche in questi paesi è il periodo dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando in tutto il mondo coloniale c'è l'esplosione delle lotte di liberazione nazionale. È un processo generale che riguarda
l'Asia, che riguarda l'Africa, però del quale anche il Medio Oriente è completamente attraversato. E in questo periodo, appunto nel dopoguerra, vediamo in tutto il mondo arabo movimenti di massa antiimperialisti con un carattere laico, con un carattere progressista, movimenti in cui l'aspirazione all'indipendenza nazionale dalle potenze imperialiste occidentali si unisce al cosiddetto ideale panarabo, cioè quello dell'unificazione del popolo arabo in un'unica nazione. Ora, come sappiamo, i confini degli stati arabi vennero fissati in maniera arbitraria dalle potenze imperialiste alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando Inghilterra e Francia si spaltirono il Medio Oriente tracciando letteralmente delle righe nella sabbia, delle righe nel deserto. I paesi arabi, tuttavia, hanno profondi legami tra di loro sul piano linguistico, sul piano culturale, sul piano storico, mentre invece molte delle divisioni etnico-religiose in questa parte del mondo sono state alimentate dalle potenze imperialiste per dividere le popolazioni e tenerle più facilmente soggiogate. Queste erano le istanze che attraversavano il mondo arabo in quegli anni. E ci sono appunto lotte di massa. E la questione importante che dobbiamo vedere è chi si trova a dirigere queste lotte di liberazione nazionale nei paesi del Medio Oriente. E la prima cosa che vorrei dire è che in questi paesi, a quell'epoca, esistevano dei partiti comunisti, partiti comunisti che in alcuni casi avevano un'influenza di massa. Però noi in queste lotte di liberazione nazionale vediamo che la lotta contro l'imperialismo non è guidata dai partiti comunisti, che avranno invece un ruolo secondario. Perché accade questo? Sicuramente c'erano anche delle ragioni oggettive, sicuramente la classe operaia in questi paesi era debole, ma in realtà fu soprattutto un problema di linea politica, perché i partiti comunisti nei paesi arabi adottarono una politica di totale subordinazione ai movimenti nazionalisti borghesi. E questo rappresentava un completo ribaltamento rispetto ai primi anni dell'internazionale comunista. Se noi guardiamo al secondo congresso dell'internazionale comunista nel 1920, la discussione sul mondo coloniale ebbe una grossa parte, perché in quegli anni c'erano i primissimi segnali di risveglio dei popoli coloniali. E l'internazionale dedicò ampio spazio a questa discussione, e in particolar modo Lenin intervenne su questo punto, insistendo sul fatto che i comunisti dovevano sostenere i movimenti di liberazione nazionale, ma in nessun caso potevano dare quella che dicevo una verniciatura comunista ai politici nazionalisti borghesi, e soprattutto non dovevano mai confondersi con i partiti nazionalisti borghesi. Lenin insisteva sul punto che anche quando i partiti comunisti erano ancora in una fase embrionale, dovevano mantenere una piena indipendenza politica e organizzativa. Dopo la morte di Lenin, però, sotto la successiva direzione da parte di Stalin e di altri, tutto quello che Lenin aveva detto viene completamente contraddetto. Si stabilisce che nei paesi coloniali le condizioni non erano mature per una rivoluzione socialista, e dunque il compito dei comunisti era, i comunisti dovevano limitarsi a sostenere i settori della borghesia progressista che entravano in contrasto con l'imperialismo. E questa politica relegò a un ruolo totalmente secondario i partiti comunisti e lasciò la direzione del processo totalmente nelle mani dei movimenti nazionalisti arabi. Che caratteristiche avevano questi movimenti nazionalisti arabi? Innanzitutto il loro obiettivo politico era quello di sviluppare un capitalismo nazionale che fosse indipendente dall'imperialismo straniero, dall'imperialismo occidentale, e questo voleva dire eliminare i vecchi residui feudali
voleva dire modernizzare il paese, voleva dire fare la riforma agraria, voleva dire creare una forte industria, e questo era il loro obiettivo. Dopodiché su questo obiettivo incontreranno una serie di difficoltà. Il primo è che la borghesia dei paesi arabi era troppo debole e troppo legata all'imperialismo per assumere il ruolo di direzione politica in queste lotte di liberazione nazionale. E dunque vediamo che nella stragrande maggioranza dei casi i leader nazionalisti arabi provengono dalle file della piccola e media borghesia. Quasi sempre sono dei militari o comunque funzionari dell'apparato statale, molto spesso quadri intermedi dell'esercito, che anche qui in tutti i casi prendono il potere attraverso dei colpi di Stato militari e guidano dei regimi che hanno un carattere bonapartista, come poi vedremo in seguito. Ma allo stesso tempo questi governi, poiché le borghesie nazionali non sono in grado di fare gli investimenti necessari alla modernizzazione, devono ricorrere al ruolo dello Stato per sviluppare l'economia e soprattutto ricorreranno alle nazionalizzazioni. Questo determinerà una ostilità profonda da parte delle potenze imperialiste nei loro confronti, e proprio per questo i leader nazionalisti arabi inizieranno a guardare verso l'Unione Sovietica, non solo per gli aiuti economici e militari, ma anche come a un modello di sviluppo. E per mantenere un appoggio tra le masse, questi dirigenti non esitano a ricorrere innanzitutto ad una retorica antiimperialista, ma anche ad una retorica socialisteggiante. In questo vennero aiutati molto dai partiti comunisti che, con l'atteggiamento subalterno nei loro confronti, li aiutarono, contribuirono ad alimentare questa loro immagine progressista agli occhi delle masse. E dunque, come premessa, adesso poi andremo a vedere gli esempi specifici, ma come premessa generale è importante capire che le rivoluzioni nel mondo arabo in quegli anni assumono un carattere, fin dall'inizio, assumono un carattere distorto in qualche modo. La classe operaia, che pur esiste, ha un ruolo secondario. Non vediamo delle insurrezioni vittoriose popolari, ma vediamo dei colpi di Stato militari, e vediamo che quelli che sorgono non sono dei regimi democratici con un'ampia partecipazione delle masse, ma sono regimi bonapartisti, sono regimi autoritari. È chiaro che in quegli anni, se in Unione Sovietica ci fosse stato un regime sano di democrazia operaia invece di uno Stato degenerato burocraticamente, le cose sarebbero andate diverse. Se i partiti comunisti nei paesi arabi avessero adottato una linea politica più corretta, le cose sarebbero potute andare diversamente. E anche che se la rivoluzione avesse nel frattempo vinto nei paesi occidentali, in Europa, eccetera, anche lì la storia delle rivoluzioni arabe sarebbe potuto essere ben diversa. Ma invece queste non erano, per tutta una serie di ragioni storiche, non erano queste le condizioni in cui si trovarono ad esserci. Lo stalinismo nel dopoguerra si rafforza per tutto un periodo storico, il capitalismo riesce in qualche modo a stabilizzarsi dopo anche la crisi rivoluzionaria che c'era stata attorno alla seconda guerra mondiale, però il problema è che le masse dei popoli arabi, le masse dei paesi coloniali non potevano aspettare il maturare di processi in altre parti del mondo. La loro situazione di oppressione era tale che la lotta di liberazione nazionale era per loro un'esigenza immediata che non poteva essere differita, e quindi scoppiarono ugualmente queste lotte e assunsero un carattere peculiare. Proviamo adesso a vedere un po' più in dettaglio che cosa accade nei singoli paesi. Uno dei paesi più importanti in quegli anni è senza ombra di dubbio l'Egitto. Dopo la Seconda Guerra Mondiale in Egitto c'è un regime monarchico, è la monarchia di Re Farouk, che era una monarchia innanzitutto legata strettamente all'imperialismo
britannico, e che era un regime corrotto, che era un regime per certi aspetti semifeudale. E nel 1952 scoppia un movimento popolare antimonarchico massiccio. Nel punto massimo si arriva ad avere 1 milione di persone nelle strade in Egitto, tra operai, contadini, poveri. Sull'onda di questa mobilitazione di massa, un gruppo di ufficiali dell'esercito, guidati dal colonnello Nasser, porta avanti un colpo di Stato e rovescia la monarchia. Il nuovo governo di Nasser incomincia a lavorare per cercare di applicare l'ideale nazionalista arabo, cioè per cercare di costruire un capitalismo nazionale egiziano indipendente. Simbolico di questa nuova linea politica è il progetto di costruire questa grande diga sul Nilo, ad Aswan, con l'obiettivo di avere una nuova fonte di energia per sviluppare l'economia e anche di avere un maggior numero di terre coltivabili all'interno del paese. Inizialmente Nasser si rivolge agli Stati Uniti, agli inglesi, perché finanzino questo progetto della diga, ma naturalmente inglesi e americani non hanno nessun interesse a far sviluppare appunto il capitalismo egiziano e dunque si rifiutano di collaborare. Allora Nasser nazionalizza il canale di Suez, che fino a quel momento era stato controllato da una compagnia privata controllata dagli inglesi. Ci sarà una risposta dura da parte dell'imperialismo contro questa misura di nazionalizzazione da parte di Nasser, e nel 1956 vediamo un tentativo militare dell'imperialismo inglese e francese con la collaborazione dell'esercito israeliano per riprendere il controllo del canale di Suez, che era comunque molto importante perché passava molto del naviglio mercantile, passava da lì. Questo tentativo viene respinto, l'imperialismo anzi subisce una sconfitta umiliante, e questo fa sì che si sviluppi un'enorme popolarità da parte di Nasser, non solo all'interno dell'Egitto, ma anche tra gli altri paesi arabi, che lo vedono come un emblema della lotta contro l'imperialismo. Nasser inizierà a fare una serie anche di riforme sociali parziali a favore delle masse per costruire un minimo di stato sociale. Vista l'ostilità dell'imperialismo, comincia a orientarsi verso l'Unione Sovietica, che infatti finanzierà poi parte del progetto legato alla famosa diga, e usa una retorica sul socialismo arabo. In questo, come dicevamo prima, verrà aiutato in qualche modo dal Partito Comunista, che sviluppa una linea completamente subalterna, e di fatto il Partito Comunista Egiziano viene inglobato nell'apparato statale nasseriano nei suoi primi anni. Questo in una prima fase. Dopodiché, quando Nasser consoliderà la sua posizione e si sentirà abbastanza forte, inizierà a portare avanti una stretta autoritaria, una stretta bonapartista. Viene creato un regime a partito unico, il partito si chiama l'Unione Socialista Araba, e di fatto viene scatenata la repressione contro i comunisti che, nonostante fino a quel momento, avessero appoggiato il regime senza fiatare. E qui quindi vediamo quello che era il carattere effettivo di questo regime. Seguirà poi negli anni 60 invece un periodo di maggior declino delle fortune del regime di Nasser. Nel 66 c'è una sconfitta pesantissima contro Israele in guerra e iniziano a svilupparsi problemi economici del capitalismo, di questo nuovo capitalismo egiziano. E il regime dovrà anche rimangiarsi delle concessioni, delle riforme che aveva fatto in precedenza, condurre una serie di attacchi contro i lavoratori e ricorrere anche alla repressione aperta contro le mobilitazione. Quindi vediamo che nel nasserismo della decadenza anche l'approccio verso le masse fu radicalmente differente. E peraltro poi vediamo che dopo la morte di Nasser nel 1970 i suoi successori inizieranno progressivamente una politica di riavvicinamento all'imperialismo, fino a che di fatto l'Egitto diventerà nel corso degli anni uno degli alleati chiave degli Stati Uniti, con il regime di Mubarak, per esempio, che è stato rovesciato nel 2011,
l'Egitto era uno degli alleati chiave, che uno dei paesi che riceveva i maggiori finanziamenti militari da parte degli Stati Uniti per tutelare gli interessi americani in quell'area del mondo. Un esperimento che è legato all'esperienza di Nasser in Egitto è quello che porterà alla nascita della RAU, la Repubblica Araba Unita. Che cos'era? Nel momento di massimo splendore del regime nasseriano nel 58, si forma questa federazione, questa unione tra l'Egitto e la Siria. Sembrava che in qualche modo il sogno panarabo potesse realizzarsi e che quello fosse l'embrione di di una nuova nazione araba unita. Ora vediamo che questo esperimento avrà vita molto breve. Innanzitutto nessun altro paese si unirà alla RAU, rimarranno solo la Siria e l'Egitto, gli altri paesi arabi rifiuteranno di aderire. E in secondo luogo vediamo che nel 1961, quindi solo 3 anni dopo che questa Repubblica Araba Unita era nata, c'è un colpo di Stato in Siria e a seguito di questo colpo di Stato la Siria si ritira dalla federazione, lasciando l'Egitto da solo. In questa breve esperienza, in questi pochi anni, si era visto una situazione di conflittualità tra quella che era la borghesia egiziana e quella che era invece la borghesia siriana, che avevano interessi contrapposti. La borghesia egiziana vedeva nella RAU un'occasione per espandere i mercati in cui esportare le proprie merci, la borghesia siriana non voleva rimanere in una posizione subordinata e soprattutto temeva di essere minacciata dalle politiche di nazionalizzazione portate avanti in Egitto. E questo determinerà il colpo di Stato nel 61 che fa uscire la Siria dalla RAU e di fatto sancirà la fine politica di questo esperimento. Un altro paese sul quale merita di dire, importante dire alcune cose, è l'Iraq. Negli anni 50 anche l'Iraq è governato da una monarchia, la monarchia di Re Faisal, che era strettamente legata ai grandi proprietari terrieri, alle gerarchie ecclesiastiche, ed era un'alleata di ferro dell'imperialismo britannico. Addirittura nel corso degli anni 50, l'imperialismo americano, l'imperialismo britannico, cercheranno di utilizzare l'Iraq come base principale per accerchiare il regime di Nasser in Egitto. Però proprio questa situazione determinerà un'esplosione rivoluzionaria in Iraq nel 58. In quell'anno le truppe irachene dovrebbero marciare sulla Giordania in questo progetto appunto di contenimento di Nasser, però vediamo che c'è un ammutinamento nell'esercito, le truppe si rifiutano di marciare sulla Giordania e invece marciano verso il palazzo reale, e qui il re, il principe, il primo ministro e altri membri del governo vengono presi e linciati dalla folla. Si crea una situazione rivoluzionaria, al potere arriva anche qui in questo caso un militare, il generale Qassem, e che inizia una politica per certi aspetti simili, fa alcune riforme sociali a favore delle masse, utilizza una retorica socialista, definendo l'Iraq una repubblica socialista e cose del genere, però allo stesso tempo, per esempio, queste riforme non vanno fino in fondo, non viene applicata la riforma agraria, l'industria petrolifera rimane in buona sostanza nelle mani delle compagnie occidentali, e questo Qassem, questo leader nazionalista, per esempio, si rifiuterà di aderire alla RAU di cui parlavo prima. E soprattutto il regime di Qassem è un regime che fin dall'inizio assume un carattere chiaramente buonapartista e porta avanti la repressione nei confronti dei sindacati e anche delle minoranze nazionali, come per esempio i curdi che vivevano nell'Iraq settentrionale. La cosa però interessante è che la caduta della monarchia aveva
prodotto un fermento tra le masse, un fermento rivoluzionario. E in Iraq in quegli anni esisteva un partito comunista di massa, probabilmente era il partito più grande e influente di tutto il paese. Basti pensare che nel 61 arrivò a organizzare una manifestazione che arrivò a contare 1 milione di persone. Questa era la forza del partito comunista iracheno in quegli anni. Ed è evidente che se il partito comunista iracheno avesse assunto una posizione chiara, audace, a favore della nazionalizzazione dell'industria petrolifera, a favore della riforma agraria, a favore dell'autodeterminazione per il popolo curdo, il partito comunista iracheno avrebbe potuto prendere il potere all'inizio degli anni 60 in Iraq. E questo avrebbe aperto uno scenario completamente diverso per lo sviluppo delle rivoluzioni anche negli altri paesi. Ma invece il PC non fa niente di tutto questo e di fatto sviluppa una posizione di appoggio incondizionato nei confronti del regime di Qassem. Questo appoggio sarà così incondizionato che i comunisti continueranno a appoggiare il regime di Qassem anche dopo che vengono messi fuori legge, anche dopo che vengono sottoposti a repressione, e nonostante quello continueranno a dare un loro sostegno. Parlando del nazionalismo arabo, non possiamo fare a meno di parlare di una formazione politica come il Baath. Il Baath magari qualcuno lo conosce perché era il partito di Saddam Hussein, però in realtà ha una storia un po' più lunga, un po' più articolata. Il Baath nasce in Siria negli anni 40 con l'obiettivo politico appunto panarabo, unificare il mondo arabo, e peraltro su basi politico-culturali, non su basi religiose, il che peraltro li farà godere dell'appoggio delle minoranze religiose come i cristiani, come gli alawiti. E dalla Siria si diffonde anche in altri paesi, in particolar modo in Iraq. Negli anni 50, peraltro, il Baath si sposterà a sinistra, inizieranno a dichiararsi socialisti, inizieranno a sviluppare un atteggiamento favorevole all'Unione Sovietica, e molte delle loro fortune politiche sono dovute al fatto che sia in Siria che in Iraq fecero, per esempio, una campagna per l'adesione alla RAU, alla Repubblica Araba Unita. E questo gli facilitò il compito nel strappare consensi al Partito Comunista Siriano, che invece aveva una posizione contraria sull'unificazione araba. In questo senso il Partito Comunista Siriano rifletteva la posizione dell'Unione Sovietica, che era contraria a un'unificazione del popolo arabo, perché temeva che questo potesse sconvolgere gli equilibri in quella parte del mondo e mettere in discussione quell'equilibrio tra le aree di influenza americane e le aree di influenza sovietica, nelle quali che teorizzavano potessero coesistere, diciamo, più o meno pacificamente. Il Partito Comunista Siriano, opponendosi all'unificazione del popolo arabo, diciamo, perderà molti consensi a favore del Baath. Anche se dobbiamo dire che poi alla prova dei fatti, anche rispetto agli ideali panarabi, in qualche modo il Baath si dimostrerà più sensibile nei confronti degli interessi della borghesia siriana. Credo che sia molto degno di nota che quando la borghesia siriana inizia a essere insoddisfatta della RAU e di come le cose stanno andando, della posizione subordinata che rischia di avere rispetto alla borghesia egiziana, il Baath parteciperà al colpo di Stato del 61 che porta la Siria fuori dalla RAU, alla faccia del panarabismo e dell'unificazione della nazione araba. E non molto diversa sarà la situazione del Baath iracheno, che per esempio nel 1963, quando la RAU oramai è già morta, ma c'era la possibilità di creare una nuova federazione, questa volta tra l'Iraq e la Siria, il Baath iracheno si oppone, per interessi di frazione interna al partito, si oppone all'unificazione dell'Iraq con la Siria. Quindi vediamo come di questi ideali poi all'atto pratico rimane ben poco. Ad ogni modo, nonostante questo, a metà degli anni 60 il Baath arriva al potere sia in Siria che in Iraq. In Siria è il paese dove il processo si spingerà più avanti. Di fatto in Siria, sotto il regime del Baath, viene
nazionalizzata l'intera economia e viene creato quello che è sostanzialmente un regime di bonapartismo proletario ispirato a quello che esisteva nell'Unione Sovietica stalinista, il che però avviene in assenza di un movimento delle masse e anzi con la passività della classe lavoratrice e come sempre con il Partito Comunista Siriano che svilupperà un atteggiamento totalmente acritico nei confronti del regime. Sull'evoluzione successiva ci basti pensare che il Baath è al potere in Siria ancora oggi ed è guidato da Assad. Ed è chiaro che questo regime ha indubbiamente mantenuto il suo carattere bonapartista, anche se diciamo sono venuti meno completamente tutto quello che poteva essere il carattere progressista che aveva avuto negli anni 60 e 70. Anche in Iraq il Baath inizialmente nazionalizzò l'industria petrolifera, confiscò le terre dei grandi proprietari terrieri e fece diverse riforme sociali. E anche in questo caso il Partito Comunista Iracheno sviluppò un atteggiamento totalmente subordinato a tutto questo. Di fatto il Partito Comunista Iracheno nel 1973 entra in un fronte politico assieme al Baath. Però anche lì la situazione è destinata a cambiarsi. Il momento di svolta è nel 1979, quando Saddam Hussein, la fazione di Saddam Hussein, prende il sopravvento all'interno del Baath iracheno e inizia a portare avanti delle purghe estremamente sanguinose contro tutti gli elementi di sinistra all'interno del partito. Sotto il regime di Saddam verranno sciolti i sindacati dell'industria petrolifera e anche la propaganda sul socialismo panarabo verrà presto abbandonata, verrà sostituita da una politica molto concreta di privatizzazioni e anche da una repressione molto dura, molto pesante contro le minoranze nazionali, in particolar modo gli sciiti nel sud del paese e i curdi nel nord. Il regime che si viene a formare sotto Saddam è un regime corrotto, nepotista e che soprattutto diventa anche un alleato fondamentale degli Stati Uniti, in questo caso per contenere l'Iran, dove nel frattempo erano arrivati al potere gli Ayatollah di Khomeini. E Saddam trascinerà l'Iraq in una guerra lunga 10 anni contro l'Iran che provocherà più di 1 milione di morti. In questo caso vediamo come il sogno del nazionalismo panarabo si fosse davvero trasformato in un incubo. Un altro paese del quale si deve necessariamente parlare è, se parliamo delle rivoluzioni arabe, del nazionalismo arabo, è l'Algeria, dove vediamo tra il 1954 e il 1962 una lotta di liberazione nazionale. E a differenza degli altri paesi, l'Algeria non era neanche formalmente indipendente, era ancora una colonia francese in tutto per tutto. Anche qui vediamo come un settore della borghesia algerina, anche un settore abbastanza predominante, fosse favorevole a trovare un accordo con i francesi e in qualche modo sono invece le masse che devono condurre tutta la lotta per ottenere l'indipendenza nazionale. Si sviluppa una guerriglia nelle campagne, ma ci sono anche manifestazioni di massa nelle città. Nel 57 ad Algeri ci sarà uno sciopero generale di 8 giorni. E c'è soprattutto anche la lotta dei lavoratori algerini immigrati in Francia che partecipano attivamente al movimento. E la lotta delle masse è straordinaria. Sfidano una repressione tremenda, una repressione violentissima da parte dei reparti speciali dell'esercito francese, in particolar modo della legione straniera e dei reparti di paracadutisti. E peraltro dopo l'indipendenza, quando i coloni abbandonano buona parte delle aziende, in particolar modo delle proprietà terriere, vediamo anche formarsi dei comitati di gestione dei contadini, dei braccianti algerini che per un breve periodo assumono il controllo di queste terre. E quindi una lotta molto significativa
e che viene, e la direzione di questa lotta viene esercitata dal fronte di liberazione nazionale. Ancora una volta vediamo com'è la linea politica degli stalinisti a lasciare il pallino in mano ai nazionalisti arabi. Nel caso dell'Algeria addirittura gli stalinisti non si limitano ad entrare in un movimento nazionalista borghese, addirittura lo fondano. Il primo partito nazionalista algerino, l'ENA, l'Étoile Nord-Africaine, viene creato a Parigi da emigrati su iniziativa del Partito Comunista francese. Poi successivamente romperà con gli stalinisti, ma nasce su loro iniziativa. E i partiti comunisti a direzione stalinista svolgeranno un ruolo nefasto sia in Francia che in Algeria. Difatti in entrambi i paesi si troveranno piegati sulle esigenze delle loro borghesie. Il Partito Comunista francese di fatto non è favorevole all'indipendenza dell'Algeria e anzi arriverà a votare a favore dei pieni poteri per il governo Mollet, un governo di centrosinistra, che aveva richiesto i pieni poteri per inasprire la repressione del movimento di liberazione algerino. Il Partito Comunista francese sosterrà Mollet in questa votazione. Dall'altra parte vediamo che il Partito Comunista algerino ha schiacciato sulle posizioni nazionaliste e che di fatto arriverà a sciogliersi all'interno del fronte di liberazione nazionale. E questo non è un aspetto secondario, perché comunque contribuì a dare un carattere particolarmente sanguinoso alla guerra di liberazione algerina. Noi dobbiamo tenere presente che in Algeria vivevano all'incirca quasi 1 milione di coloni francesi. Con una politica di classe, con una politica socialista, sarebbe stato possibile staccare gli elementi dalla comunità francese, gli elementi proletari, i piccoli coltivatori, staccarli dai grandi possidenti, spaccare in qualche modo su base di classe la comunità francese in Algeria e creare una lotta comune tra i lavoratori algerini e francesi. Invece, con la linea meramente nazionalista del fronte di liberazione nazionale, che ricorreva anche allo strumento del terrorismo, anche i coloni più piccoli, anche i coloni francesi più miserabili, vengono in qualche modo spinti a schierarsi dietro lo slogan reazionario dell'Algeria francese e addirittura andranno ad ingrossare le fila dell'OAS, l'organizzazione armata segreta, che era un gruppo terrorista francese che operava in Algeria di estrema destra, con carattere chiaramente fascista. Ad ogni modo, nonostante questo, nel 62 viene ottenuta formalmente l'indipendenza dell'Algeria e il fronte di liberazione nazionale arriva al governo, in particolar modo con la formazione del governo di Ben Bella. E il suo governo avrà delle caratteristiche che abbiamo già visto in altri regimi nazionalisti arabi altrove. Il regime dell'FLN porta avanti una riforma agraria, porta avanti alcune nazionalizzazioni, più timidamente all'inizio, in modo un po' più deciso, a partire dal 1965, quando Ben Bella viene sostituito da Boumedienne, però rimaniamo sempre comunque nell'ambito del capitalismo di Stato. L'industria petrolifera francese viene gestita di fatto da aziende compartecipate, in cui lo Stato ha la maggioranza, ma sono presenti anche aziende francesi e italiane. E diciamo che l'indipendenza dall'imperialismo non sarà mai totale, soprattutto sul piano economico, dove rimarranno forti e pesanti legami di dipendenza. E soprattutto vediamo come anche il regime algerino evolve fin da subito in senso bonapartista. Di fatto Ben Bella viene portato al potere da un colpo di Stato all'interno dello stesso fronte di liberazione nazionale e Ben Bella godeva dell'appoggio dell'ala militare, dell'esercito di liberazione nazionale. E poi il suo sostituto, Boumedienne, va al potere con un colpo di Stato contro Ben Bella ed anche quello è un colpo di Stato militare, Boumedienne è di fatto il comandante dell'esercito di liberazione algerino.
Tutte quelle forme dove i lavoratori avevano cercato di trovare uno spazio, per esempio i comitati di gestione nelle campagne, vengono fin da subito sciolti e vengono portate avanti misure repressive contro i sindacati, contro il movimento studentesco, vengono portate avanti anche purghe contro gli elementi di sinistra all'interno dell'esercito. E anche naturalmente contro i comunisti, che nonostante il loro atteggiamento di appoggio incondizionato venivano visti come una potenziale minaccia perché potevano comunque rappresentare un punto di riferimento per l'opposizione. Anche il regime algerino naturalmente per conquistarsi un appoggio tra le masse giocherà la carta anti-imperialista. Boumedienne sarà il leader del movimento, uno dei leader del movimento dei paesi non allineati, che erano teoricamente quei paesi che non appoggiavano l'Unione Sovietica né l'imperialismo americano, e cui il primo leader di questo movimento fu proprio Nasser, e che erano paesi che cercavano di sviluppare appunto, la retorica terzomondista, antiimperialista, per cercare un sostegno tra le masse, come Boumedienne appunto va in pieno in questo senso, però anche lì vediamo che quella che sarà l'evoluzione successiva del regime algerino. Perché di fatto, a partire dalla fine degli anni 70 e dopo la morte di Boumedienne, che muore nel 78, l'Algeria si riavvicinerà progressivamente all'imperialismo, inizierà a portare avanti politiche di privatizzazione, inizierà a raggiungere accordi col Fondo Monetario Internazionale e via dicendo, fino ad arrivare ai giorni nostri. Abbiamo visto che l'anno scorso finalmente è stato cacciato dal potere Bouteflika in Algeria. Bouteflika era stato il delfino di Boumedienne, era il ministro degli esteri di Boumedienne, quindi una figura che risaliva ancora a quel. E peraltro è una parabola comune a tutto il movimento nazionalista algerino. E poi vorrei citare il caso di un'altra formazione, l'MNA, il Movimento Nazionale Algerino, che inizialmente partiva più a sinistra dell'FLN. Era radicato, per esempio, soprattutto tra gli immigrati algerini in Francia, nella classe operaia algerina in Francia. E avevano legami con le organizzazioni di sinistra molto, molto forti. Il suo leader, Messali Hadi, riformista sicuramente, ma usava una retorica socialisteggiante ed era stato in passato un membro del Partito Comunista e nel corso del suo sviluppo intratterrà delle relazioni anche con i gruppi legati, francesi legati alla Quarta Internazionale. Però vediamo anche qui che anche questa formazione prese una china particolarmente negativa. A metà degli anni 50 arriverà a costruire in Francia un sindacato formato esclusivamente da lavoratori algerini, il che crea una spaccatura all'interno del movimento operaio francese. E poi passerà da una posizione iniziale favorevole all'indipendenza via via ad una posizione favorevole ad una trattativa con la Francia, alla posizione della creazione di un Commonwealth francese nel Maghreb, e di fatto finirà la sua esistenza ad essere un'agenzia dell'imperialismo francese. E peraltro ci saranno per tutto un periodo degli scontri violenti con migliaia di morti tra l'FLN da una parte e l'MNA dall'altra. Ora, si potrebbero citare altri casi, ma questi mi sembrano quelli essenziali. Prima di concludere, però, vorrei toccare un ultimo argomento, che è quello legato alla Palestina. Perché sicuramente ha svolto in quegli anni un ruolo assolutamente decisivo. La prima cosa che vorrei dire è che uno dei motivi che contribuì ad indebolire la posizione dei partiti comunisti nel mondo arabo fu quando nel 1948 l'Unione Sovietica sostenne la nascita dello Stato di Israele e la sostenne attivamente, perché non solo votò a favore all'ONU, ma fece anche arrivare armamenti al neonato Stato israeliano attraverso la Cecoslovacchia. È una posizione che alienò molte simpatie della popolazione araba nei confronti dei partiti comunisti, dopo che l'Unione Sovietica aveva preso questa decisione.
una decisione dettata da ragioni diplomatiche. In quegli anni l'imperialismo britannico non era favorevole alla creazione dello Stato di Israele perché di fatto controllava la grande maggioranza dei regimi arabi, e per questo motivo l'Unione Sovietica, in una politica estera molto miope, favorì la nascita di Israele in funzione britannica. Ma fu veramente una politica miope che non solo indebolì i consensi dei partiti comunisti nel mondo arabo, ma che di fatto contribuì a creare quella questione palestinese che ha insanguinato il Medio Oriente da allora e continua a insanguinarlo ancora. Ora, se guardiamo le politiche, ora io chiaramente qui non ho il modo di entrare in tutta la questione palestinese, eccetera, però alcune cose le vorrei dire in particolar modo su quella che fu per tanti anni la principale organizzazione palestinese, cioè l'ULP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Questa organizzazione nasce nel 1964 su iniziativa e con il pieno sostegno dei diversi regimi arabi della zona, di cui di fatto all'inizio era poco più di un'appendice degli eserciti degli stati arabi. Perché Nasser, in prima fila nella creazione dell'ULP, in qualche modo i regimi arabi volevano utilizzare la tragedia palestinese per darsi un carattere antiimperialista e anche per distrarre il malcontento delle masse all'interno dei loro paesi verso un nemico esterno, contro Israele. La sconfitta degli eserciti dei paesi arabi nella guerra dei sei giorni nel 1966 è una sconfitta catastrofica che porta all'occupazione di Gaza e della Cisgiordania, cioè di quei territori che sono occupati ancora oggi, determina un cambio, cioè si capisce che non si può fare semplicemente affidamento sull'invasione dei paesi arabi, ma bisogna sviluppare una strategia diversa, e qui emerge una formazione che è Fatah, il cui leader principale è Arafat, e che si basa sostanzialmente sulla guerriglia, una guerriglia che ha la base nei campi profughi palestinesi che esistono nei paesi arabi, quindi una guerriglia dall'esterno per cercare di colpire la macchina militare israeliana. Anche qui vedremo i limiti di una politica meramente nazionale. All'inizio la posizione dell'ULP è quella di buttare a mare gli ebrei, cioè di cercare di sconfiggere militarmente Israele, che però si dimostra troppo forte. Israele è uno stato moderno, centralizzato, con un esercito armato fino ai denti, moderno e motivato, e il terrorismo portato avanti da questa organizzazione di fatto non fa altro che compattare la popolazione israeliana attorno alla classe dominante. Si determina ben presto un vicolo cieco dal quale l'ULP cercherà di uscire per via diplomatica, cioè cercando il riconoscimento della cosiddetta comunità internazionale, prima la Lega Araba, poi i paesi europei, poi soprattutto l'imperialismo americano, e di fatto l'ULP si troverà a portare avanti un mix di terrorismo e diplomazia, dove le azioni terroristiche servono ad avere peso al tavolo, che però di fatto porterà la causa palestinese su un binario morto, la porterà in un vicolo cieco. Però noi dobbiamo capire che la lotta del popolo palestinese avrà un enorme impatto in tutto il mondo arabo. Come spiegavo prima, nei paesi arabi esistono enormi campi profughi dove i palestinesi sono scappati. Questi campi profughi diventano dei santuari della guerriglia palestinese ed esercitano una grossa influenza nei paesi in cui sono ospitati. Anche perché tra i palestinesi erano molto diffuse posizioni rivoluzionarie che vedevano la lotta di liberazione della Palestina come la parte di una rivoluzione araba di carattere socialista, ed erano posizioni che attecchivano nei paesi ospitanti tra le masse, e per esempio attecchì molto in Giordania, un paese dove la maggioranza della popolazione è palestinese e ai tempi, così in realtà come oggi, vivevano in una condizione di povertà e di oppressione. E qua vediamo un episodio importante nel 1970, il cosiddetto settembre nero, dove l'ULP cercava in tutti i modi di mantenere dei buoni rapporti con la monarchia di Re Hussein di Giordania, ma dove questo non impediva l'ascesa, il fermento rivoluzionario tra le masse. E si svilupparono una serie di scontri
duri tra l'esercito giordano e le organizzazioni guerrigliere palestinesi. E qua vedremo come il regime di Hussein scatenerà una repressione violentissima, provocando almeno 10.000 morti, qualcuno dice ancora di più, scatenando i carri armati per le strade di Amman, bombardando i campi profughi palestinesi con napalm e ricorrendo a queste forme di violenza estrema, mentre tutti i regimi arabi che formalmente erano filo palestinesi guardavano sostanzialmente dall'altra parte. Credo che ancora più significativo sia il caso del Libano. Dopo che nel 1970 l'ULP viene cacciato dalla Giordania, la sua base principale diventa il Libano. E si crea subito un legame tra le organizzazioni della resistenza palestinese e le organizzazioni della sinistra libanese, in particolar modo del movimento operaio. La classe operaia libanese era in gran parte araba e in Libano la borghesia sfruttava molti profughi palestinesi come manodopera a basso costo. Questo determina una certa saldatura tra la classe lavoratrice libanese e le organizzazioni dell'ULP. Anche qui a un certo punto si sviluppa un conflitto a metà degli anni 70, una guerra civile molto sanguinosa, dove la classe dominante libanese, cristiano-maronita, che era quella insediata ancora ai tempi quando il Libano era una colonia francese, scatena un'offensiva contro gli arabi, contro la guerriglia palestinese, contro le organizzazioni della sinistra libanese, utilizzando queste milizie, le falangi, le famigerate falangi, che sono appunto gruppi cristiani di estrema destra, che cercano in qualche modo di schiacciare quello che è il fermento all'interno della società libanese, che era in gran parte determinato proprio dalle simpatie delle masse libanesi per la causa della Palestina. Anche qui vediamo scontri violenti tra la guerriglia palestinese, le falangi, l'esercito regolare libanese. A un certo punto sembra che i palestinesi possano prevalere, sembra che possa addirittura formarsi un governo rivoluzionario della sinistra libanese in quegli anni, ma il punto di svolta viene determinato dall'intervento all'interno della guerra civile libanese dell'esercito siriano. Come diciamo prima, la Siria, il paese più progressista dell'area, dove più avanti erano andate le nazionalizzazioni, che era un alleato dell'Unione Sovietica, vediamo il regime di Assad, non l'Assad di adesso, Assad padre, che interviene militarmente in Libano a sostegno delle falangi cristiane contro la resistenza palestinese, sebbene formalmente anche la Siria fosse un paese che sosteneva la causa della Palestina. E questo intervento determinerà una sconfitta particolarmente pesante. E quindi vediamo appunto il vicolo cieco dove la linea politica dell'ULP lo aveva portato a subire una sconfitta dopo l'altra, e alcune delle sconfitte più sanguinose neanche per mano di Israele, ma proprio per mano dei regimi arabi. E di fatto la conclusione di questo lo si vede quando nell'87 scoppia la prima intifada, e che è un movimento spontaneo dei giovani, dei poveri, dei lavoratori, dei territori occupati in Palestina, che viene organizzato in maniera spontanea da comitati popolari che vengono formati, dove giovanissimi a migliaia combattono contro l'esercito israeliano con armi di fortuna, con pietre, con molotov. In tutto questo l'ULP non ha nessun ruolo all'inizio. L'ULP è, dopo che è stato cacciato anche dal Libano, è finito in Tunisia, molto lontano da quello che accade, e soprattutto l'ULP aveva sempre negato la possibilità che si potesse sviluppare un movimento di lotta all'interno dei territori occupati. L'intifada contraddice completamente quella che era la loro linea. Ma di fatto, anche qui per mancanza di alternative, l'ULP in qualche modo riesce a riprendere il controllo e sostanzialmente utilizzerà l'intifada al banco delle trattative con Israele, con l'imperialismo occidentale, e queste trattative che porteranno nel 93 agli accordi di Oslo, dove formalmente viene riconosciuta la nascita di uno Stato palestinese, l'autorità nazionale palestinese, ma che fin da subito non sarà altro che un aborto di Stato, un surrogato di uno Stato, una riserva indiana, totalmente dipendente dal punto di vista economico da Israele. Uno Stato dove gli insediamenti dei coloni non solo
israeliani non solo non sono stati ritirati, ma sono stati accresciuti e rafforzati nel corso degli anni, in cui la libertà di circolazione dei palestinesi era completamente limitata dai checkpoint israeliani, dove addirittura hanno costruito quel muro gigante che ha trasformato la Cisgiordania in una grande prigione, e dove Israele soprattutto è intervenuto militarmente a più riprese, sia in Cisgiordania che a Gaza, per portare avanti, le sue opere di repressione. E quindi vediamo appunto il fallimento totale della strategia dell'OLP. E come questo abbia peraltro aperto anche la strada al fondamentalismo islamico, perché abbiamo visto proprio sull'onda del disastro provocato da Fatah, dall'OLP e dall'aborto dell'autorità nazionale palestinese, aprire la strada alla crescita dei consensi per formazioni islamiche come Hamas, che per esempio hanno preso completamente il sopravvento nella striscia di Gaza. E peraltro questo avrà pesanti conseguenze, perché nel 2000 noi vedremo scoppiare di fronte alla situazione invivibile all'interno dei territori palestinesi una seconda intifada contro l'esercito israeliano, ma questa volta il ruolo dirigente ce l'avrà Hamas, che riuscirà a prendere il controllo del processo e a farlo deragliare sulla strada di un terrorismo assolutamente inefficace, tirando i razzi contro la popolazione civile israeliana, razzi che non intaccano minimamente la macchina militare israeliana, ma che contribuiscono a consolidare la popolazione israeliana attorno ai governi sionisti. E dunque vediamo come anche in questo caso non sia mai stata portata avanti una politica differente, una politica di classe, una politica di carattere socialista, che era l'unica che avrebbe potuto provare a far aprire delle contraddizioni all'interno di Israele. Provare in qualche modo anche qui a spezzare lo Stato israeliano su basi di classe, staccando la classe lavoratrice dai governi sionisti e cercando di creare un ponte tra la lotta dei palestinesi e la lotta dei lavoratori israeliani. È chiaro che questo non poteva essere fatto con la linea nazionalista e con le azioni terroristiche e diplomatiche dell'OLP, ma poteva sì essere fatto con una politica di classe, con una politica socialista. E c'erano delle possibilità per attuare questa politica. Israele viene sempre presentato come un unico blocco reazionario, ma in realtà abbiamo visto nel corso degli anni anche lì svilupparsi delle mobilitazioni importanti. Nell'82, per esempio, quando le falangi libanesi fanno un massacro di palestinesi con l'appoggio dell'esercito israeliano, noi vediamo in Israele manifestazioni di massa a Tel Aviv contro queste azioni scandalose da parte dell'esercito israeliano. Durante la seconda intifada abbiamo visto il movimento dei soldati che si rifiutavano di andare a combattere nei territori. E abbiamo visto anche nel 2011, quando sono scoppiate le primavere arabe in tutto il mondo, in tutto il Medio Oriente, anche in Israele abbiamo visto dei movimenti di massa perché c'era una solidarietà innata da parte delle masse israeliane nei confronti di quei movimenti di protesta. E anche proprio questa vicenda palestinese credo che dimostri come se le lotte di oggi in Medio Oriente, quelle che abbiamo visto nel 2019 in Libano, in Iraq, e quelle che vedremo prossimamente con l'inasprirsi della situazione economica, se vogliono trovare una strada verso la vittoria, se vogliono trovare una strada verso una reale emancipazione, non potranno rivolgersi alle vecchie idee del nazionalismo, ma dovranno invece portare avanti idee rivoluzionari, dei socialiste, perché una prospettiva rivoluzionaria e socialista è l'unica che può creare un'unità tra le masse oppresse di tutta questa regione, indipendentemente da quelle che sono le origini nazionali, religiose, etniche, con l'obiettivo di creare una federazione socialista del Medio Oriente dove possono vivere, in pace i, sciiti, sunniti, cristiani, ebrei, curdi. Obiettivo che assolutamente ad oggi non è stato raggiunto e che però proprio lo scoppio di questi movimenti nei paesi arabi rende oggi possibile e praticabile a patto di che questi movimenti si dotino di una direzione all'altezza e che portino avanti questo tipo di politiche. E dunque credo che tutto questo sia estremamente istruttivo e decisivo per comprendere i processi decisivi che vedremo nel Medio Oriente in tutta la prossima fase. Ho finito.
Benissimo, grazie a Franco che ha preso esattamente un'ora. Ho già sei compagni che hanno chiesto la parola, li leggo. 6, 7, 8, scusatemi. C'è un Roberto che non si è qualificato, poi mi scrive in chat che Roberto è. E li leggo, che sono Biagio, Leandro, Francesco, penso Giuliani, Francesco G, Emilio, Andrea Davolo, Jacopo. Si qualifica il cognome, Davide Rissoni e un Roberto che anche deve dirci chi è. Ora il tempo è circa un'ora per la discussione, per cui io darei subito la parola per circa 6, massimo 7 minuti. Entro il primo intervento, chi vuole intervenire me lo deve segnalare, perché sennò poi rischiamo di non far stare i tempi. C'è una richiesta in chat di materiale, poi dopo. Magari qualcuno prova a segnalare del materiale disponibile. Intanto la parola a Biagio, che però devo sbloccare un attimo solo. Scusate. Ok, hai la parola, prego. Che ora mi vedo. Mi sentite? Sì, vai. E allora, grazie all'intervento introduttivo che è stato molto, molto, molto chiaro, molto interessante. Io volevo un attimo approfondire la questione dell'appunto del ruolo dei gruppi comunisti e appunto di quello che dovrebbero fare, quello che sarebbe la strategia che dal nostro punto di vista, dico nostro come organizzazione, sarebbe il più adeguato. Questo ovviamente non basato su supposizioni mie personali, ma appunto su uno studio, sulle posizioni anche esposte su altre questioni simili, e in particolare io mi volevo ricollegare a una situazione simile che era quella europea subito dopo appunto la rivoluzione d'ottobre, in particolare ad esempio le rivoluzioni ungherese, austriaca, tutte quelle situazioni su cui Lenin stesso scrisse quale dovrebbe essere la strategia migliore adottata appunto dai comunisti, dai rivoluzionari. In particolare, il compagno che introduceva, appunto, lo accennava, la strategia che suggerisce Lenin non è semplicemente quella dell'autonomia e quindi anche un gruppo piccolo che si oppone al gruppo borghese, al gruppo rivoluzionario, perché poi sembrerebbe quasi che Lenin invita al settarismo. Invece, quello che Lenin suggerisce è una vera e propria unione è una vera unione dei vari gruppi socialisti rivoluzionari, in cui però le varie identità rimangono separate. Quindi, ad esempio, io mi rifaccio appunto all'esempio dell'Ungheria, c'erano i socialisti, i socialisti rivoluzionari, i comunisti, e quindi mentre loro appunto si unirono in questo enorme gruppo confusionario, simile poi di fatto a quello che succede in Palestina con l'OLP, in cui c'è il FAIT, l'FLP, allora c'è il Fronte Popolare, il Fronte Democratico, che tutti si uniscono nell'organizzazione della liberazione della Palestina e di conseguenza tutte le loro posizioni diventano un po' confuse, un po' fusa una nell'altra. E di fatto le loro differenti posizioni diventano semplicemente colori di bandierina. Invece, quello che suggerisce Lenin è che, appunto, in una situazione simile a quella araba, ma in generale in qualsiasi situazione rivoluzionaria, diventa essenziale, è quella di unirsi per fare la rivoluzione. E su lì dice: fare la rivoluzione siamo tutti d'accordo, ma i vari gruppi devono rimanere indipendenti, devono rimanere legati alla propria identità. Perché altrimenti il fallimento di un singolo gruppo, di un singolo leader addirittura, come appunto poi vedremo con l'emergere del bonapartismo, anche se Lenin non ne parla ovviamente, porta al fallimento dell'intera rivoluzione. E quindi questo ci porta a una visione invece più esterna, e appunto il discorso dell'appoggio o meno a queste organizzazioni, a queste rivoluzioni, perché noi spesso sentiamo dalla sinistra o un appoggio a 360 gradi di tutti e tutto, quindi anche se quei gruppi rivoluzionari tipo Hamas sono, eh sì, però in realtà sono fondamentalisti islamici, però in realtà supportano il terrorismo, e anche il terrorismo è una questione che si può approfondire partendo dalla questione delle rivoluzioni arabe, che io però non toccherò perché no, altrimenti scorrerei 6 minuti.
pur di appoggiarli li appoggiano, oppure al contrario, vabbè, ma loro hanno quel punto che da noi non piace tanto, quindi non li appoggiamo. Il punto invece sostanziale è sempre, è sempre dialetticamente una sorta di sintesi tra le due posizioni. Quindi non una critica totale, non un appoggio cieco, una fede negli alleati rivoluzionari, ma appunto un appoggio critico in cui noi, magari, organizzazione esterna, riconosce il ruolo rivoluzionario che può o sta avendo, ad esempio, Hamas, anche se in realtà, come appunto diceva, io cito sempre la Palestina perché è una realtà che conosco, che ho studiato più approfonditamente, comunque Hamas in realtà non sta avendo più un ruolo rivoluzionario, comunque noi magari lo appoggiamo per quel singolo punto, ma con una critica, dicendo noi però non siamo d'accordo con quel, con tutto, noi siamo d'accordo con il vostro ruolo rivoluzionario, un po' come Marx che riconosce i ruoli rivoluzionari precedenti a quelli della classe operaia. Io riconosco e appoggio il ruolo rivoluzionario della borghesia nel Settecento, però critico, perché non è che poi la borghesia può essere divinizzata, anzi. E quindi sostanzialmente la reazione delle rivoluzioni arabe e di tutta la questione araba è proprio quello di come le contraddizioni vadano sviluppate. Si ricollega molto alla discussione precedente che facevamo sulla filosofia, e chiudo appunto, di come l'analisi marxista degli eventi è contestualizzata, è materialista, e quindi anche l'appoggio, anche la rivoluzione deve essere materialista e non deve essere basata su un'idea, non deve essere basata su un seguire quello che succede, ma deve essere appunto basata su una fonte materiale e deve seguire un cambiamento logico, una strategia, una tattica e appunto un'identità, che nel nostro caso è l'identità di classe. Grazie. Grazie a te, Biagio. Allora, la lista è quella che ho letto prima, non si sono aggiunti altri, io segnalo ai 3 e ai 5 minuti, ai 5 minuti avete ancora un minuto, massimo 2, per concludere un ragionamento o sollevare un ultimo punto. Adesso c'è Leandro, a seguire Francesco Gigliano. Vai Leandro. Ok, mi sentite e mi vedete? Mi sentiamo. Perfetto, non so perché ho lo sfondo dietro, non riesco a toglierlo. Allora compagni, farò un intervento breve. Sappiamo appunto che in Palestina c'è questa questione comunque dell'indipendenza, ma anche comunque influenzato da tutto il movimento della primavera araba, ha toccato anche la Palestina, come è stato detto nella relazione. E comunque non è, la questione non è risolta né dal punto di vista del popolo arabo che vive in Palestina, né per quanto riguarda la classe lavoratrice israeliana, che adesso, notizia proprio molto, molto recente, la Corte Suprema e anche Trump hanno riconosciuto il governo Netanyahu, non so come si pronuncia. Quindi il fatto è che se qualche mese fa Israele poteva vantare una delle economie più stabili a livello mondiale, dove la disoccupazione si aggirava intorno al 4%, 3,5%, adesso con la condizione oggettiva attuale, con la pandemia mondiale, si è arrivati a dei risultati che non aveva mai visto Israele, ossia una disoccupazione addirittura al 17,6%. Quindi la questione rimane aperta non solo per la classe lavoratrice palestinese, ma anche per i loro vicini di casa, che sono appunto i lavoratori israeliani. Sappiamo bene che la parte della striscia di Gaza è sempre stata interessata di scontri che ovviamente hanno portato avanti i governi, da una parte come il governo israeliano con il suo esercito molto tecnologicamente avanzato e tatticamente, ovviamente contro dei gruppi poco organizzati che dalla parte palestinese, che lanciavano bombe carta, razzi, così ovviamente non potevano avere una supremazia militare da questo punto di vista. E anche dal punto di vista della tattica, come ad esempio l'LP e i diversi gruppi
che hanno attuato gruppi terroristici, confermano quello che Lenin aveva già detto riguardo al terrorismo, e anche Marx aveva scritto qualcosa, che appunto il terrorismo come tattica, Lenin non la giudica sbagliata dal punto di vista morale, perché ovviamente non risulta, come dire, sbagliato in tutto e per tutto come un attacco da parte di, appunto, dei gruppi oppressi verso la borghesia, ma tatticamente non porta a niente, anche perché i settori che possono essere più avanzati da parte della classe lavoratrice, o comunque radicalmente avanzati come le avanguardie, possono comprendere che l'atto terroristico è stato un momento di esasperazione, ma le masse che stanno vivendo un processo di radicalizzazione e sono confuse, vedendo un attacco terroristico si distanziano da quelle che sono le organizzazioni che le portano avanti. E questo comunque si è confermato tante volte anche in Italia, come le Brigate Rosse, le BR, ma anche molti altri esempi nella stessa Russia. Andando in un altro punto, che è appunto quello che è stato il ruolo dei partiti comunisti e socialisti nei paesi arabi, vediamo che comunque nella storia, specialmente quando esisteva ancora l'Unione Sovietica, molti di questi partiti erano influenzati da appunto l'ideologia stalinista, che ha portato dei gravi errori, come appunto non so se è direttamente collegato, ma a quanto ho potuto capire dalla relazione, cioè il Partito Comunista Francese ha fatto un errore madornale in Algeria, sostenendo anche la formazione di un gruppo nazionalista. Quindi sicuramente l'influenza dello stalinismo ha portato alla deviazione di molti partiti e anche all'appassirsi di quel movimento, di quei movimenti rivoluzionari, di quei movimenti pre-rivoluzionari che avrebbero potuto portare a delle alternative diverse, come ha detto appunto Franco. Di sicuro l'esperienza della primavera araba in questi ultimi anni ha dato una forte crescita della coscienza di classe, che se adesso magari non ha interessato tutti i paesi come nel 2011, comunque rimane all'interno dell'esperienza della lotta di classe, all'interno appunto dell'esperienza delle masse. E sicuramente dopo questa emergenza non solo vedremo problematiche e un'ascesa della lotta di classe nei nostri paesi europei o comunque nell'America, specialmente negli Stati Uniti, ma in questi paesi che sono arabi e anche in Africa in generale, che sono sempre stati caratterizzati da una forte dipendenza dalle borghesie sviluppate di paesi europei, appunto imperialisti, vedranno un accendersi della lotta di classe anche per il condizionamento delle proprie condizioni economiche e sociali, e poi ovviamente tutti quei problemi che sono rimasti latenti riguardo a un'indipendenza, appunto un'indipendenza territoriale, il gioco delle nazioni imperialiste, quindi anche tutte queste problematiche. Sicuramente la cosa da sottolineare, e chiudo, è l'importanza della presenza di un partito rivoluzionario. Come appunto ha detto il compagno prima di me, Biagio, è importante che ci debba essere una discussione tra quelle organizzazioni che, pur essendo confuse, comunque vogliono portare avanti la lotta. Ma questo può essere possibile solamente tramite una concreta formazione, intanto. Sei a 7 minuti, dovresti andare a chiudere. Ah, ok, va bene, chiudo. Non voglio togliere tempo. Chiedo scusa, se si è aggiunta anche Samira, che non avevo visto e per cui l'ho aggiunta alla lista. Chiedo scusa se intervengo un po' bruscamente. Adesso c'è Francesco Giuliani e a seguire Emilio. Buongiorno compagni, si sente Claudio? Si sente, vai. Va bene. Grazie a Franco per la sua relazione. Il mio intervento si concentrerà su un punto, ovvero qual è
il rapporto che esiste oggi tra la tradizione politica del nazionalismo arabo, come appunto ci è stata descritta, e le lotte che da quasi un decennio ormai hanno tornato ad attraversare, a punteggiare il mondo arabo. Parlerò per brevità del caso algerino. Tre punti. Il primo. Sono ormai più di tre decenni che la gioventù algerina manifesta in ogni modo possibile il suo rigetto per quello che è stato il partito unico che ha dominato l'Algeria post-indipendente, cioè dopo il 1962, già con una insurrezione per il pane e anche per la libertà nel 1988, fu chiaro che si era determinata una frattura tra la gioventù e quel regime. La primavera algerina, iniziata più di 12 mesi fa, ha rimesso questo fattore in prima fila, in evidenza. Del resto, però, questo rigetto per un regime che sì, ha mantenuto forme di capitalismo di Stato, ma che negli ultimi decenni ha promosso una crescente integrazione dell'economia algerina col mercato mondiale e dunque anche una crescente privatizzazione e liberalizzazione dell'economia, ecco, la necessità per i giovani i lavoratori di opporsi a un regime che ha avuto questa evoluzione, hanno però fatto sì che nel corso delle mobilitazioni insurrezionali anche in certi momenti dello scorso anno in Algeria, l'eredità della lotta per l'indipendenza sia emersa in forme apparentemente sorprendenti. Faccio due esempi. Il primo, se le masse in piazza sono state sempre molto attente a fischiare e a cacciare dalle piazze tutti i politicanti vari, più o meno compromessi col regime, che provavano a parassitare le mobilitazioni, ci sono state alcune eccezioni. La più nota, la più interessante anche secondo me, è stata l'accoglienza entusiasta, commossa direi anche, che ha ricevuto tutte le volte che è andata in piazza, fin dal primo venerdì, Jamila Bouyred, che è stata una eroina della lotta per l'indipendenza algerina, imprigionata e torturata dalla sbirraglia francese. E si tratta di un personaggio che dopo la lotta per l'indipendenza non ha partecipato all'arrembaggio ai posti e dunque una figura pulita. E questo che cosa significa? Lo metto in relazione, qui concludo, con quello che abbiamo visto a dicembre del 2019, sempre in Algeria. Elezioni presidenziali sostanzialmente truccate dal regime, campagna di massa per boicottarle, in Kabilia addirittura con accenti insurrezionali, e uno degli slogan dei manifestanti è stato «I generali nella spazzatura, così avremo la vera indipendenza». Questo rivela che c'è una rottura politica importante con la classe, in questo caso con la casta militare, che si propone come erede della lotta per l'indipendenza, ma questa rottura è agita nel senso giusto, perché i militari sono stati accusati a ragione
di voler ulteriormente svendere l'economia del paese alle multinazionali, in particolar modo alla Total francese, ma anche all'Eni italiana, perché proprio in quei mesi e nei mesi successivi è stata votata da questo potere provvisorio in Algeria una legge di bilancio per il 2020 che prevede, tra le altre cose, tra le altre misure di apertura al capitale straniero, il fatto che si possa, per un investitore straniero, partecipare a un'impresa algerina con il 51%. Ora, sinora, diciamo così, dalla nazionalizzazione al 100% dell'economia negli idrocarburi sotto boom e bien, si è passati al 51%. Ora il regime vuole ulteriormente aprire al capitale internazionale e questa mossa è sentita come una svendita appunto anche delle lotte contro il colonialismo. In questo senso c'è un profondo antiimperialismo che anima le masse in piazza, che stanno cercando, senza avere un punto di riferimento marxista visibile, reale, stanno però cercando di andare di superare le forme di nazionalismo che si sono rivelate inefficaci e incapaci di trasformare realmente la società. Grazie mille Francesco, adesso c'è Emilio e segue Andrea Davolo. Emilio, hai la parola. Sentite, mi vedete? Ti sentiamo e ti vediamo, vai. Allora, no, io mi leggo direttamente alla relazione perché volevo aggiungere delle questioni rispetto proprio alla parola d'ordine strategica che poi noi come organizzazione avanziamo, cioè appunto della nazione araba socialista, cioè l'idea di un'unica nazione araba, di un unico popolo accomunato appunto dalla lingua, dalla storia, dalla cultura. Perché appunto penso che le primavere arabe, di cui non si è parlato, semplicemente accennato, rappresentano poi una conferma e valorizzano poi quello che noi sosteniamo. C'è da considerare una cosa rispetto al dibattito che c'è stato quando sono scoppiate le primavere arabe, è che appunto nel 2009, 2010, insomma, fino a quegli anni lì, il Medio Oriente e il Nord Africa erano considerati appunto territorio di barbarie, dove appunto le idee del fondamentalismo islamico, di Al-Qaeda, quindi del terrorismo e della discriminazione della donna, la facevano da padrone. Con lo scoppio appunto delle primavere arabe, diciamo che queste esperienze sono diventate un esempio per la classe operaia a livello mondiale. E appunto le primavere arabe scoppiano in Tunisia, si espandono praticamente in tutto il mondo arabo con diversi appunto gradi in cui si espone proprio il processo rivoluzionario, cioè in Egitto, Libia, Siria, Iraq e Yemen, ma appunto a ciò a riprova di quello che dicevo prima, cioè l'idea di un unico popolo, nei fatti accomunato anche dalle tradizioni di lotta. Ovviamente sulle primavere arabe, anche qua, diciamo, opinione di giornalisti e di commentatori, che poi alla fine di questo processo le conclusioni che traggono sono spesso di natura esclusivamente culturale ed esclusivamente accademica, per cui appunto risaltano l'utilizzo dei social che c'è stato in queste esperienze e ovviamente non analizzano il processo, che è stato un processo estremamente importante, dove la classe operaia ha avuto un ruolo determinante. Per una questione di tempo e diciamo anche di efficienza, proverò a parlare di un unico caso, che è quello della Tunisia, che nei fatti la Tunisia era, diciamo, il paese nei fatti più stabile
di tutto appunto il panorama medio orientale, ma che appunto con la crisi del 2008 comincia appunto un processo appunto di innalzamento dei prezzi dei beni di prima necessità, aumenta la disoccupazione e ovviamente il regime di Ben Ali, che governava dal 1987, comincia a destabilizzarsi. Ben Ali era anche un importante alleato dell'imperialismo occidentale, anche quello italiano. Nei fatti tutto inizia il 17 dicembre 2010, quando un ragazzo di 27 anni, Mohamed Bouazizi, si cosparge di benzina e si dà fuoco nella piazza principale di Tunisi. Bouazizi era un ragazzo, un diplomato, che appunto faceva il venditore ambulante e a cui avevano sequestrato il carretto con cui vendeva la frutta e verdura. Il suo suicidio, diciamo, è un episodio appunto emblematico, ma va sottolineato che appunto diciamo non è che era una rarità che accadevano queste cose. Tuttavia, appunto, questo episodio, almeno questa volta, ha avuto un effetto quasi sorprendente sulle masse, e infatti in centinaia di migliaia si sono riversati nelle strade per protestare contro il regime di Ben Ali, contro la disoccupazione, contro il caro vita. Infatti l'episodio detto diciamo in maniera dialettica, è quell'elemento casuale che fa poi esplodere le contraddizioni, cioè una miccia che innessa una reazione spontanea, soprattutto appunto tra i giovani disoccupati come Bouazizi. Lo spontaneismo appunto è, almeno nell'esperienza tunisina, la prima, diciamo, come posso dire, il primo modo in cui, il primo effetto in cui si manifesta appunto un processo rivoluzionario, anche se non è ancora tale. Tuttavia appunto non è che sullo spontaneismo delle masse si può innescare un continuo processo rivoluzionario, ma è necessario a volte nelle fasi appunto della lotta di classe porre degli obiettivi sempre più alti e sempre più necessari. In questo senso, sempre sullo spontaneismo, va considerata poi una questione fondamentale, che non è un innesto naturale, ma tendenzialmente ci sono degli elementi coscienti che appunto provano a spingere questo processo. Per fare un'analogia appunto con l'attualità è appunto, come abbiamo visto nella fase 1, i scioperi della fase 1, che sono stati appunto proclamati non dai dirigenti sindacali, ma appunto richiesti direttamente dai lavoratori semplici o dai semplici delegati. Questo ovviamente ha avuto subito un effetto, tutta l'esplosione dello spontaneismo ha avuto un effetto sul principale sindacato tunisino, l'UGTT, che nonostante appunto la direzione nei fatti collusa con il regime, a livello locale e quindi delle federazioni locali è riuscita ad organizzare dei comitati che si occupavano poi nello specifico di gestire le manifestazioni, e in alcuni casi gestivano gran parte appunto di zone in maniera diciamo autonoma, cioè gestivano gran parte di quella che viene definita la società civile. Viene convocato uno sciopero, Ben Ali è costretto. 6 a 7 minuti dovresti andare. Vado a chiudere. Viene convocato uno sciopero, Ben Ali è costretto a scappare in Arabia Saudita, e qui si pone la questione del potere. Nei fatti il Fronte Popolare che si era formato, che aveva coinvolto anche le forze di alcune forze di sinistra, il Forum Democratico per il Lavoro e la Libertà, forma un governo di unità nazionale. Noi a questo abbiamo proposto un manifesto che nel caso appunto posso linkare pure nella chat. Ponevamo appunto la questione dell'Assemblea Costituente, che se da un punto di vista diciamo
di rivendicazioni, può sembrare una rivendicazione arretrata, non rivoluzionaria, nel caso appunto della primavera arabe in generale poneva direttamente, era un'applicazione della teoria permanente di cui parla Trotsky, poiché non si trattava semplicemente di sostituire una carta costituzionale con un'altra, ma in generale era, diciamo, sostituire un regime che nei fatti sarebbe stato comunque borghese con appunto le forze locali dei comitati. Emilio, scusa, stai prendendo tempo di altri, però io chiedo scusa ai compagni, se no finiamo alle 8 di sera. Concludo il concetto e poi do la parola a Andrea. No, finisco il concetto, semplicemente la questione è che ponendo questa cosa si può aprire si apre la strada poi al completamento della rivoluzione socialista attraverso poi l'esproprio dei mezzi di produzione e la rottura con l'imperialismo. Scusatemi, Ok, chiedo collaborazione per non essere troppo antipatico. La parola a Andrea Davolo e a seguire Jacopo. Prego Andrea. Sì, grazie. Sì, nel mio intervento vorrei concentrarmi soprattutto su quelle che sono state le conseguenze e gli sviluppi successivi agli accordi di Oslo del 93. Gli accordi di Oslo furono in qualche misura il sottoprodotto di una dialettica particolare. Da un lato le enormi rivolte popolari conosciute con il nome appunto di Intifada, dall'altro però anche il tradimento di quelle lotte da parte appunto di Al-Fatah, il principale partito dell'ULP di ispirazione socialdemocratica, che cercò di capitalizzare appunto quell'enorme autorità conquistata proprio grazie all'Intifada per stringere un negoziato con Israele. D'altra parte, rispetto alla politica di Al-Fatah, bisogna ricordare che la sua politica si è sempre basata non sulla forza dei lavoratori e dei settori, diciamo, popolari palestinesi, ma proprio sul sostegno dei regimi delle borghesie degli altri paesi arabi. E difatti quella che fu solo 3 anni fa la sconfitta di Saddam Hussein in Iraq aveva disegnato equilibri geopolitici nella regione medio orientale che erano di fatti sfavorevoli alla direzione palestinese. Questo spinse di fatti la direzione socialdemocratica di Al-Fatah a stringere un negoziato con Israele, dove di fatti, come spiegava Franco, un negoziato che consentì la nascita di un semistato, l'autorità nazionale palestinese appunto, e però fallì completamente l'obiettivo di sviluppare uno stato indipendente. L'ANP non poteva prendere decisioni in materia di politica estera, non poteva organizzare un proprio esercito e anche rispetto ai temi di politica interna non aveva un controllo sul territorio, né sulle vie di comunicazione né su quelle di trasporto. Mentre agli israeliani rimaneva il controllo generale del territorio. E inoltre sostanzialmente lo Stato israeliano chiedeva all'autorità palestinese di svolgere, diciamo così, il lavoro sporco nelle città, mentre di fatti l'esercito, che si era trasferito fuori dai centri abitati, manteneva l'occupazione per mezzo di checkpoint e attraverso una chiusura periodica delle frontiere. E difatti quello che si era definito processo di pace è stato in tutta trasparenza un piano, diciamo, per l'istituzionalizzazione dell'occupazione israeliana. Infine, non esisteva nessuna possibilità per la leadership palestinese di poter sviluppare l'economia di Gaza, della Cisgiordania, perché l'ANP era sottoposta appunto proprio ad una continua pressione economica e militare da parte di Israele. Come conseguenza del blocco israeliano, ricordiamo il fatto che circa l'85% delle fabbriche della Cisgiordania, delle aziende della Cisgiordania, furono di fatti chiuse. Un altro dato assolutamente non di poco conto consiste nel fatto che gli accordi di Oslo prevedevano, per esempio, che le tasse che dell'ANP dovessero essere raccolte appunto da Israele, che tuttavia cessa nel 2006 il trasferimento alle autorità palestinesi di queste tasse, di queste somme, compromettendo ulteriormente la grave situazione economica, se consideriamo che metà della forza lavoro palestinese è impiegata appunto nella pubblica amministrazione. Queste furono le condizioni materiali sulle cui basi, solo 7 anni dopo gli accordi, nel 2000, quindi scoppia la seconda intifada.
Il dato politico significativo della seconda intifada fu il fatto che la leadership fondamentalista islamica di Hamas vi partecipò fornendo direzione politica alla rivolta, soprattutto tra la popolazione araba musulmana di Gaza. Nel corso della seconda intifada Hamas compie molte azioni di terrorismo individuale che consentono a Israele di intervenire militarmente con le spalle coperte proprio dal sostegno delle masse israeliane che venivano appunto compattate dal terrorismo fondamentalista. La fine della seconda intifada condusse ad una serie di misure che portarono di fatto ad una esasperazione dell'oppressione nei territori occupati. Israele costruì un muro di separazione con la Cisgiordania, avviò almeno la costruzione di questo muro, e cominciò anche ad evacuare i coloni ebrei della striscia di Gaza occupata. Questa misura, che venne applaudita anche da alcune forze di sinistra europee, in realtà rientrava proprio, appunto, la misura di disimpegno da Gaza, rientrava in realtà in una strategia di consolidamento del controllo dello Stato israeliano, perché è vero che i coloni ebrei e i militari, le postazioni militari venivano rimosse, ma le masse di Gaza continuavano ad essere condannate alla dipendenza e al controllo da parte dello Stato israeliano. D'altra parte, appunto, un palestinese di Gaza deve poter uscire dalla striscia per qualsiasi motivo di pura e semplice sopravvivenza, per andare a lavorare, per rifornirsi di cibo, per avere accesso all'assistenza sanitaria. Quindi vediamo come, di fatto, l'economia di Gaza dipenda completamente dallo Stato di Israele. Queste condizioni permettono alla striscia di trasformarsi in una regione controllata da Hamas. Ricordiamo che Hamas nel 2006 vince le elezioni legislative. E su questo bisogna dire una cosa molto, molto, molto chiara. Hamas non gioca mai un ruolo progressista. Hamas, anche all'interno della striscia di Gaza, sviluppa una politica profondamente antioperaia, con repressioni di scioperi, manifestazioni di operai, contadini, pescatori, e può essere annoverata, configurata proprio come una forza di vero e proprio che si colloca, diciamo nell'estrema destra religiosa, di fatti. Le operazioni di Hamas di lancio dei missili in Israele vengono poi utilizzate dalla classe dirigente israeliana per scatenare una guerra che punta a polverizzare Gaza, che appunto produce nel 2008 1300 morti tra gli abitanti di Gaza e la distruzione totale di quelle che erano le poche infrastrutture esistenti nel territorio della striscia. Oggi è sempre più evidente per molti. Per favore, Andrea. Sì, d'accordo, grazie. Per molti palestinesi è evidente che la tattica utilizzata da Hamas di impegnarsi in questa battaglia militare asimmetrica contro l'esercito israeliano ha soltanto peggiorato le condizioni, e possiamo dire che sia pure in modi differenti, sia Fatah che Hamas hanno condotto la lotta di liberazione palestinese in un vicolo cieco, e questo è sempre più chiaro per molti larghi settori delle masse palestinesi. Il punto in discussione, qui concludo, oggi dovrebbe essere quindi non ragionare sulla soluzione ad uno o due stati, che è quella che, diciamo, ha sempre monopolizzato il dibattito, no, attorno alla lotta di liberazione palestinese, ma piuttosto quale tipo di società, come le enormi risorse economiche, agricole, poste, create, accumulate dalla classe dominante israeliana, possono invece passare nelle mani dei lavoratori della regione, che rappresenterebbe l'unica reale soluzione per il mondo. Concluso, grazie. Grazie Andrea, adesso la parola ce l'ha Jacopo, a seguire Davide Lissoni. Prego Jacopo. Ciao compagni, io volevo concentrarmi sulla questione dell'Egitto, perché in realtà nel febbraio del 2011 noi abbiamo visto sgretolarsi il regime di Mubarak, che era al potere da 30 anni, e questa è la dimostrazione palese che di fronte alla partecipazione delle masse tutto è possibile. Quelli che ci dicono che non si può cambiare niente, che le cose sono immutabili, dobbiamo appunto osservare invece che un regime come quello di Mubarak si è sgretolato. Come diceva Trotsky, quando le masse
partecipano attivamente e prendono in mano il loro destino, allora c'è una rivoluzione. Però l'esperienza egiziana è un'esperienza invece in cui, a differenza di quanto si crede, la tradizione rivoluzionaria è lo stesso movimento operaio in una lunga tradizione. Dopo la Prima Guerra Mondiale, l'Egitto era ancora sotto il gioco dell'imperialismo britannico, un paese semifeudale che era appunto dominato da un imperialismo pur decadente, come spiega Trotsky nel suo articolo Dove va la Gran Bretagna del 1925. Un paese in cui nel 1918 l'80% viveva nelle campagne e lo 0,8% dei proprietari terrieri possedeva il 43,9% delle terre. In cui però esistevano già dal 1925 sindacati poderosi con più di 150.000 iscritti. La verità però è che già dal dopoguerra c'è una certa crescita dell'Egitto anche dal punto di vista industriale. Rimangono le fortissime diseguaglianze, tuttavia il problema fondamentale è che ruolo hanno i partiti comunisti, il partito comunista in Egitto in questo momento. Perché il partito comunista egiziano aveva sostenuto, così come la monarchia egiziana, l'imperialismo inglese nella Seconda Guerra Mondiale come conseguenza della teoria dei fronti popolari che si era sviluppata al settimo congresso dell'Internazionale Comunista nel 1935. Su questa base, e quindi sulla base del ruolo che non gioca per queste motivazioni il Partito Comunista Egiziano, si può spiegare il ruolo di Nasser, cioè l'ascesa di un settore di generali che vengono dalla piccola borghesia e che fanno un colpo di Stato nel 1952, che però è preceduto da manifestazioni e scioperi, perché prima del colpo di Stato, alcuni mesi prima, c'è un grande sciopero generale a cui si uniscono gli studenti, per cui anche una piccola classe lavoratrice riesce a giocare un ruolo di apripista, e poi, con il classico regime bonapartista, Nasser si erge e si bilancia tra le classi e appunto arriva a quella che è la rivoluzione del 1952. E su questo è molto interessante, perché il Partito Comunista si subordina a questo processo, e anzi dice che bisogna dare a Nasser 15 anni per sviluppare l'economia capitalista, e quindi rivediamo qua la cosiddetta teoria delle due fasi di staliniana memoria. Il regime di Nasser è un regime che da una parte sviluppa delle riforme sociali, appunto le 7 ore di lavoro per 6 giorni, successivamente una nazionalizzazione dei settori fondamentali dell'economia al 51%, tra il 1955 e il 57 la nazionalizzazione delle banche, delle compagnie assicurative. Però queste nazionalizzazioni sono tutte nazionalizzazioni con indennizzo, e questo è un punto importante, in qualche modo che non vanno fino in fondo, che non vanno al cuore, no? Non sono degli espropri, no? Come appunto sono stati fatti in altri processi rivoluzionari a partire dalla rivoluzione d'ottobre. E questo è un primo punto. Il secondo è il ruolo che si assegna alle masse. Alle masse viene assegnato un ruolo nel quale sono passive e vengono allo stesso tempo irrigimentate, vengono utilizzate, ma appunto non gli viene dato il protagonismo che invece è tipico dei processi rivoluzionari di tipo socialista. E anzi, per esempio, nel 1957 viene costituita la Federazione Generale dei Sindacati d'Egitto. Quindi l'idea, in qualche modo, che l'apparato dello Stato, che resta borghese e che appunto fa delle misure progressiste, però in qualche modo releghi la classe lavoratrice a un ruolo ausiliario, a un ruolo di sostegno all'apparato dello Stato stesso. Si fanno sicuramente delle riforme, la riforma agraria che raddoppia il reddito dei contadini poveri, però fondamentalmente la natura di questo regime non rompe con quella che è la borghesia egiziana. E concludo, perché purtroppo avrei molte cose da dire, ma il tempo è molto limitato. Che tipo di conclusioni possiamo trarre da questo tipo di esperienza? Primo,
il fatto che la deformazione bonapartista di questi stati è la pena che i popoli coloniali devono scontare per il ritardo della rivoluzione in Occidente. Se ci fosse stata la rivoluzione tradita dallo stalinismo nei paesi in Europa, nell'ondata rivoluzionaria che c'era stata dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche la storia dell'Egitto e dei paesi coloniali sarebbe stata molto diversa. E questo ci dimostra come c'è una visione generale che bisogna avere di un processo storico e non singolo paese per paese. E secondo, che le rivoluzioni non si possono fare a metà. E questo è il punto fondamentale che noi dobbiamo trarre anche per tutti i movimenti rivoluzionari che ci sono nei paesi ex coloniali oggi. Il regime e il Venezuela di Chavez sono stati l'esempio più fulgido di questo tipo di cosa. E questa è la differenza che scandisce sul piano programmatico e sul piano del metodo tra il marxismo rivoluzionario e il nazionalismo borghese e piccolo borghese. Grazie mille Jacopo, anche per essere stato molto sintetico. Adesso la parola ce l'ha Davide Lissoni e poi Roberto Sarti. Prego Davide. Vabbè, grazie Claudio, interviene gamba tesa se vado lungo. Volevo riallacciarmi al discorso per portare un esempio di quello che era, che poi fu definito e svilupparono, che era la via islamica al socialismo, che molti poi usarono a partire dagli anni 50, prendendo ad esempio Nasser, e addirittura arrivano fino alle rivoluzioni arabe del 2011. Uno di questi esempi è sicuramente la Libia di Gheddafi. Gheddafi arriva al potere insieme ad altri ufficiali, facendo un colpo di Stato nel 69, spodestando Re Idris, che praticamente aveva lasciato mano libera a tutto l'imperialismo occidentale nel proprio paese. Ufficiali che studiano anche all'Accademia di Mossad in Jugoslavia, soprattutto, che pensano di avere e di poter portare una via, come si dice, libera, del tutto nuova, libera dall'influenza di Washington o di Mosca, fondamentalmente. Ed era una via che certo guardava al panarabismo, ma una via prima di tutto nazionalista. E tra l'altro anche una via molto anticomunista nel suo primo periodo, perché una delle prime cose che fece Gheddafi al potere fu quella di sciogliere tutti i sindacati e proclamare un sindacato di Stato, un po' simile al fascismo. Fu quella di consegnare ad esempio i comunisti ribelli sudanesi, di spedirli a casa dove furono trucidati nel 1971, per poi in realtà cambiare svolta e fare una giravolta di 180 gradi più avanti, quando la crisi economica e la crisi del petrolio, e ricordiamo che in realtà in quegli anni fu sviluppata molto e nazionalizzata l'azienda petrolifera libanese, libica, scusatemi, fu nel 74, quando con la crisi economica il malcontento che si andava sviluppando fu poi portato avanti da altri ufficiali che facevano parte anche di questo primo gruppo, che tentarono un colpo di Stato, che fu represso, riuscì a reprimere Gheddafi. E la terza via che sviluppò, che portò avanti, che di ispirazione nasseriana, era quella che esprimeva nel suo libro verde, cambiò anche il nome allo Stato, lo chiamò la grande Jahiria, Jahiria, araba, libica, popolare, socialista, in cui significa lo Stato delle masse, in cui si parla di una nuova versione del socialismo, di un'organizzazione, di un governo sotto dei comitati popolari, dove si dà un manto rosso a un regime del tutto bonapartista. E questo passaggio lo fa avvicinare sempre di più poi all'URSS ed entrare nella sfera dell'URSS, e addirittura poi molti partiti, molte organizzazioni razziste prendono una sbandata da questo punto di vista per Gheddafi, tanto che pure fino al 2011 poi lo difenderanno nonostante quello che è successo dopo. Questo era un istrione della politica e della politica internazionale, con l'influenza che nell'URSS, con l'URSS arrivò poi a un vero scontro con gli Stati Uniti americani, che fu definito uno degli Stati Canaglia. Nell'86 Reagan bombardò
la Libia, poi penso che quelli un pochino più anziani ricorderanno l'attentato sull'aereo della Palamara a Lockerbie, in Scozia, la risposta libica a quelli. Però un altro giravolto, un altro mutamento avviene e succede poi col crollo dell'Unione Sovietica e di tutti i paesi influenzati dall'Unione Sovietica e comincia ad aprire la Libia al libero mercato. Nel 1993 apre il mercato in grosso e apre soprattutto agli investimenti stranieri in Libia e questo lo fa portare sempre di più a diventare poi anche la gente sotto copertura della CIA praticamente denunciando i vari gruppi terroristici ad arrivare a un accordo nel 2006 con l'apertura e con il rinnovo della diplomazia con gli Stati Uniti e soprattutto dal 2003 in poi a portare a togliere dalla nazionalizzazione migliaia, 300 passe industrie che furono di per sé buttate sul mercato e vendute al capitale straniero e poi soggette di per sé alla crisi economica che avvenne nel 2008 fino ad arrivare in realtà alla rivolta, alla rivoluzione del febbraio del 2011. Una rivolta che non ebbe un successo, anzi ha portato a una guerra civile che si trascina fino ai giorni nostri, fino ad oggi, causa perché mancava una vera forma, un vero partito rivoluzionario e anche perché una base, una casta di Gheddafi in questi 40 anni di governo era riuscita a crearsela, aveva avuto anche intorno a sé comunque degli appoggi popolari non indifferenti perché comunque lo Stato con i soldi del petrolio è riuscito a permettere uno Stato speciale, un welfare non per tutti ma per molti adeguato, soprattutto poi dove lui aveva la grossa influenza che era intorno a Tripoli. Questo regime in realtà ha trascinato al fallimento di quella rivoluzione, abbiamo visto poi l'uccisione certa di Gheddafi che è stato anche scaricato poi dai paesi imperialisti nell'ottobre del 2011 ed arriva oggi con due che sono stati con due personaggi che in realtà sono stati dei notabili pure di quel regime che conducono una guerra civile. Questo era l'esempio che volevo portare del finto manto che spesso nazionalisti e anche agenti della borghesia nazionale in quei paesi arabi si sono ricoperti nel dopoguerra e nel secondo dopoguerra, da cui Nasser e poi tutti gli altri esempi che ne seguono. Ho chiuso. Grazie Davide, adesso c'ha la parola Roberto Sarti, dopo Roberto c'è Samira che sarà l'ultimo intervento prima della replica di Franco. Voglio dire che il materiale che qualcuno segnalava in link, siccome è un po' difficile tirarlo giù dalla chat, se volete segnalarlo eventualmente mandatelo con una mail alla mail che aveva, all'indirizzo che, da cui avete ricevuto il link, organizzazione.scr, che possiamo farli circolare. La parola adesso ce l'ha Roberto e segue Samira. Prego. Buonasera a tutti. Penso che questa discussione abbia una grande importanza per ristabilire la verità storica sulla rivoluzione arabe. Oggi la vulgata comune è quella di definire le masse arabe come un blocco reazionario che seguono l'Islam, che tagliano le teste, violentano le donne, eccetera, eccetera. In realtà la tradizione degli anni 50 e 60, della rivoluzione coloniale 70, in questi paesi è una tradizione di sinistra, socialista e comunista. E la relazione di Franco l'ha ribadito in maniera molto chiara. Una tradizione di liberazione nazionale socialista dove anche i partiti comunisti avevano una grande forza, particolarmente in due paesi come il Sudan e come l'Iraq. Però questa grande forza è stata totalmente gettata via da una linea politica criminale che era quella della teoria staliniana dei due stati.
cioè la ricerca spasmodica in ognuno di questi paesi, in ognuna di queste situazioni, di una borghesia nazionale progressista con cui si sarebbe voluto fare la rivoluzione coloniale. Prima la lotta contro l'imperialismo e contro il feudalesimo, contro i retaggi feudali, e poi dopo in un secondo tempo la rivoluzione socialista, appunto la via nazionale al socialismo che era tipica di tutti questi paesi. Una linea politica che però è fallimentare fin dai tempi di Lenin. Lenin spiegò chiaramente con la rivoluzione russa e Trotsky lo spiegò teoricamente con la teoria della rivoluzione permanente che la classe dominante, la borghesia, non gioca più alcun ruolo progressista in nessuno dei paesi moderni. E quindi qualunque alleanza con qualunque politica, con qualunque borghesia, progressista o meno, non è potuto che avere un esito fallimentare per le masse. E cosa successe anche in questi paesi? In Iraq, il Partito Comunista Iracheno, tant'è vero che nel 1958 la CIA, spaventata, dopo la rivoluzione che cacciò via il re e definitivamente l'imperialismo, almeno parzialmente l'imperialismo inglese, pensavano questo le masse, la CIA diceva che i comunisti controllavano le strade di Baghdad e il Partito Comunista aveva circa 100.000 aderenti. Poi Franco ha spiegato la manifestazione celeberrima del 1961. Ebbene, questi comunisti però non vedevano altro, la direzione di questo partito, che una alleanza con Qassem. Addirittura per allearsi con un partito che manco, con il movimento, con gli ufficiali liberi, che manco li aveva legalizzati, accettando di togliere la parola rivoluzione dal proprio programma. E sostennero il governo per due anni pur non essendo legalizzati. La via nazionale al socialismo portata avanti da questo partito era così ristretta di vedute che rifiutarono l'idea della RAU, del panarabismo, spiegando che in realtà la borghesia irachena, la classe dominante irachena, era più progressista della classe dominante egiziana. E per questo non c'era bisogno della Repubblica Araba Unita. L'unica forma di liberazione lo vedevano solo all'interno del capitalismo. Per questo anche fu uno dei feroci avversari del Baath, quando questo partito, con General Arif, prese il potere con il popolo di Stato del 63 e furono perseguitati. Attenzione però, da Mosca arrivò il segnale, il comando, che il Partito Comunista Iracheno doveva tornare ad allearsi con quello che è diventato il Partito Baath sotto Saddam Hussein, che intanto ha nazionalizzato anche tutta una serie di settori, e si tornarono ad alleare, scrivendo Saddam Hussein come il Fidel Castro del Tigre dell'Eufrate. Ora, anche se Saddam lui preferiva nel primo periodo collaborare a Salvador Allende, certo, appunto, non aveva mai il coraggio suo per resistere contro l'imperialismo americano. Ma questa è un'altra storia, nel mio intervento non riesco ad approfondirla. E il Partito Comunista Iracheno pagò di nuovo nel 79 questo appoggio a Saddam Hussein con un numero tra i 20 e i 30.000 suoi militanti giustiziati dal regime. E questa è una storia che più volte si è ripetuta. Anche in Sudan, io non ho il tempo, ma vediamo un paragone simile, un partito che egemonizzava le masse, soprattutto il movimento sindacale di questo paese, che comunque aveva una classe operaia pur ridotta, ma comunque di una certa importanza che sulla base dello sviluppo delle industrie nella prima metà del secolo. E il Baath ha avuto diversi sviluppi. Lo sviluppo diverso che ha avuto tra l'Iraq e la Siria, io ritengo sia fondamentalmente dovuto alla pressione dell'imperialismo, e particolarmente dell'imperialismo israeliano, aiutato dall'imperialismo americano. Fu la guerra dei sei giorni nel 67, l'invasione dell'altura del Golan da parte dell'imperialismo israeliano, che provocò una velocizzazione del processo in Siria,
facendo sì che un gruppo di ufficiali, come abbiamo visto anche in altri paesi, in tutta questa discussione vediamo che hanno dei paragoni che possiamo fare simili, costretti dall'emergenza della guerra, spazzavano via i rimasugli di questa piccola della borghesia totalmente associata all'imperialismo e nazionalizzarono l'intera economia siriana, dando vita però a un regime che aveva solo le basi della pianificazione dell'economia, della statalizzazione dell'economia, simile a quella di uno Stato socialista come vediamo noi, ma al controllo appunto di questa casta di ufficiali che non concesse mai nessuno spazio democratico ai lavoratori e ai contadini della Siria e che poi arrivò alla degenerazione totale di questi ultimi anni. Quindi è necessario imparare da queste lezioni storiche. Oggi lo stalinismo è stato definitivamente sotterrato. 7 minuti, Roberto. Riprendere il filo delle lotte della rivoluzione coloniale in Siria, in Iraq, in Egitto, in Algeria, come strumento per guidare di nuovo le masse dell'arabe a una nuova rivoluzione, questa volta socialista. Grazie a tutti. Grazie, Roberto. Allora, adesso, come dicevo, per l'ultimo intervento prima della replica, la parola ce l'ha Samira. Prego, Samira. Ecco, mi vedete? Ti vediamo, sì. E ti sentiamo. Ok, buonasera a tutti, compagni. Allora, io ho sentito anche la relazione, come diciamo, che ha parlato di tutto. Come voglio dire che faccio dividere il mio intervento in due parti. La prima parte, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, che è stata, diciamo, diviso il mondo arabo. Questa divisione sì, si vede che è stata ben studiata, perché i paesi imperialistici, diciamo, che hanno usato il problema della religione, che è stato un buon strumento per dividere i paesi arabi fra loro. E fino ad oggi che abbiamo questo problema, noi gli arabi, che faccio io, sono marocchina del mondo arabo. E vorrei anche partire quando è stato anche diviso l'Africa, diciamo, fra le francesi, le belgi e anche le Germanie, diciamo, il Nord Africa è stato la parte che ha preso le francese. Con la colonizzazione francese posso dire che è arrivato anche il Partito Comunista, che è stato anche un partito importante nell'inizio dell'occupazione, la colonizzazione delle francesi in Marocco. Questo partito è stato formato di intellettuali, diciamo, francesi e anche intellettuali marocchini, ma erano pochi. E dopo sono stati divisi, nel senso che è stato creato proprio un partito comunista in Marocco, che è stato anche un strumento molto importante a combattere contro la colonizzazione francese in Marocco. E diciamo, grazie a questo partito, quando hanno esiliato il re del Marocco, il partito ha riuscito a battere questo regime coloniale francese anche con le armi, è stato anche importante. Però appena è tornato il re con gli accordi con le francesi, che ha fatto la prima cosa che ha fatto? Eliminare proprio questo partito, con la scusa che il comunismo proprio porta le idee contro la religione islamica. Quindi è stato sciolto e da lì ha iniziato l'occupazione economica delle francesi che fino ad oggi. E posso dire che nel Marocco anche le francesi sono riuscite a dividere il Marocco, diciamo, il nord staccato dal sud, tutto una parte e un'altra. E diciamo, quando anche le francesi, quando hanno preso le miniere,
del Nord Africa, sia l'Algeria, la Tunisia e il Marocco, anche qualche paese del Sud Africa. Comunque queste miniere che fino adesso loro prendono del percentuale, diciamo, che annuale di queste ricchezze di questo paese. E poi da noi, da lì è nata la classe comprador, e tutto noi sappiamo cosa vuol dire la classe comprador, che è una classe che non lavora, che vive sulle spalle del lavoratore, anche perché fa la mediazione fra la classe operaia e la classe e la società che sfruttano queste ricchezze del paese. Concludo questa parte e parto alla primavera araba. La primavera araba, come sappiamo tutti, è un movimento pacifico, giovanile. Come hanno detto anche gli altri compagni, la scintilla prima è partita dalla Tunisia, di quel ragazzo che ha dato il fuoco a lui stesso. Dopo c'è anche l'Egitto, poi l'Yemen, poi la Siria, Libano e tutto quanto, però posso dire che questo movimento pacifico ha fatto cadere cinque regimi arabi che hanno solo presidente, non del re, perché le monarchie sono un po' difficili per il momento a toglierle. E parto anche, c'è anche un comune questa primavera araba con questo movimento pacifico, che unisce queste giovanine che hanno avuto il coraggio di uscire fuori nelle piazze per dire basta, per la corruzione, anche per la crisi economica, per il caro vita, per la mancanza dell'imparzialità e anche l'incapacità di questo governo a gestire e a rispondere alla vita iniziale e dare anche l'opportunità del lavoro ai giovani e anche per una vita umana che rispetta i diritti umani, che ci manca tanto nei nostri regimi, e specialmente nei regimi della monarchia, che sono molto molto difficili, anche nei regimi del militare che adesso c'è l'Egitto. E poi questo movimento del 25 aprile, diciamo, dal Marocco, che parlo di questa esperienza, che faccio parte di questa, è stato un movimento molto molto importante, però è stato anche sostenuto dai partiti di sinistra, e è un partito islamico, che questo partito islamico è stato sostenuto fino ad oggi della Turchia, che è stato abbastanza forte a livello economico a sostenere questo movimento, e poi al fine sono salite loro al governo. Nel senso che, allora, il movimento di questi giovanili del 25 aprile marocchini, quando sono uscite in piazza, chiedono il cambiamento della Costituzione, chiedono il cambio del governo. Quindi il re del Marocco è stato abbastanza, diciamo, furbino, abbastanza svelto, perché non vuole mica arrivare all'Egitto, a livello dell'Egitto, a livello dell'Algeria o la Tunisia. Quindi è andato a cambiare qualcosina delle costituzioni e fatto salire anche il governo, questo governo che fino ad oggi è un governo del partito islamico, che ha peggiorato anche la situazione, con tutta la disoccupazione che c'è e con tutti i problemi che abbiamo, che sapete anche tutti. E niente, io concludo per dire che per una rivoluzione, come dice, per fare un riassunto, per dire che ci vuole un partito proprio ben preparato, un partito operaio forte, che manca anche nei paesi arabi. E sì, a parte la Tunisia, che ha fatto un progresso, però anche lei progresso un po' sul partito operaio, anche sui diritti della donna, che è molto importante. E grazie. Grazie mille, Samira, per l'intervento. Compagni, siamo in chiusura. Prima di dare la parola a Franco per la replica a questa discussione, segnalo che abbiamo avuto oltre 200 registrati, la presenza, come avete visto, è stata variegata, naturalmente non tutti hanno potuto stare tutta la giornata, però siamo stati in totale fra i 170 e 180 presenti,
per cui direi una giornata di assoluto successo, in cui molti hanno sacrificato anche un primo sabato, una parte di un primo sabato in cui sembrava che si potesse un pochino uscire, per cui ringraziamo ancora tutti per la partecipazione e gli interventi. Ricordo di seguire tutto quello che pubblichiamo sulle nostre pagine, sono stati segnalati i link, e sul nostro canale YouTube Sinistra Classe Rivoluzione, dove tutte le settimane sono presenti i nostri appuntamenti di approfondimento e di analisi. La parola a Franco. Sì, allora ringrazio alcuni compagni che con i loro interventi hanno integrato quella che è stata la relazione, che ha dovuto toccare necessariamente tanti argomenti, e quindi Emilio sulla primavera araba in Tunisia, quest'ultimo intervento di Samira molto interessante su Marocco, e come lì ci sono stati dei processi legati alle primavere arabe e anche a quest'ultima ondata di proteste che c'è stata nel mondo arabo. Andrea Davolo sulla Palestina, Gigliani sull'Algeria, Jacopo sull'Egitto. Sono tutti interventi che sono andati a così arricchire, approfondire, Roberto sull'Iraq, per cui sono utili. Vado su alcuni argomenti che invece sono stati toccati per provare a dire qualcosa. Allora, il primo sull'intervento di Biagio rispetto alla politica di Lenin. Ora, è chiaro che il principio colpire uniti, marciare separati ha un suo carattere generale che può essere applicato in tante realtà. Dopodiché però, rispetto alle proposte che Lenin avanzava ai partiti comunisti in Europa e quelle che avanzava ai partiti comunisti nei paesi coloniali, c'è un elemento di differenza. E questo elemento è il fatto che nei paesi coloniali erano paesi che sono dominati dall'imperialismo straniero. Questo è un elemento di differenza importante, insomma, tra l'Austria, l'Ungheria, la Germania, l'Italia e la Cina, la Siria, o l'America Latina e via dicendo. Per cui da questo punto di vista c'è una differenza, tanto più in quegli anni dove questi paesi erano molto più arretrati di quelli che sono oggi, dove in alcuni casi la classe operaia era veramente embrionale, per non dire inesistente, e dove però iniziavano a formarsi i primi nuclei dei partiti comunisti. E appunto la linea di Lenin era quella che era inevitabile dover sostenere anche dei movimenti di liberazione nazionali che si fossero sviluppati, che avrebbero avuto comunque... qualsiasi strada avessero preso, avrebbero comunque avuto un carattere antiimperialista, perché avrebbero messo in discussione il dominio delle principali potenze sul mondo coloniale. Dopodiché però, diceva, non possiamo in nessun modo, ripeto, dare un sostegno politico a formazioni borghesi, democratiche, nazionaliste. E tantomeno dobbiamo presentarle come più rivoluzionarie di quello che sono. E anche laddove il Partito Comunista è molto piccolo, deve comunque mantenere la sua indipendenza politica e organizzativa. E lui addirittura prevedeva che sulla base dello sviluppo della rivoluzione nei paesi avanzati e sulla base del fatto che esisteva uno Stato operaio in Unione Sovietica, non necessariamente anche in questi paesi così arretrati si sarebbe dovuto passare da una fase di sviluppo del capitalismo, ma si sarebbe potuto passare direttamente a una società socialista. Questo era Lenin, che aveva sempre una stella polare, che era quello di spingere l'iniziativa delle masse, l'iniziativa rivoluzionaria, e non cercare di frenarla. Con lo stalinismo avviene l'esatto contrario. Si dice che appunto non esistono le condizioni per una rivoluzione socialista in questi paesi, non solo, ma siccome questi paesi sono oppressi dall'imperialismo, si trae la conclusione che automaticamente la borghesia dei paesi coloniali è di per sé stessa rivoluzionaria. E con questo si giustifica l'alleanza dei partiti comunisti con i movimenti borghesi. Trotsky diceva, con la teoria stalinista, la borghesia dei paesi sottoposti al dominio imperialista guadagna un bonus, che è quello di essere rivoluzionaria
di per sé. Il primo paese dove applicano questa linea è la Cina, negli anni 20, dove fanno entrare il piccolo partito comunista cinese, ma piccolo ma promettente, cioè lo fanno entrare all'interno di un partito nazionalista borghese, il Kuomintang, e il partito il Kuomintang si affretterà nel giro di qualche anno a reprimere violentemente tutti i membri del partito comunista, schiacciarlo nel sangue. Però nonostante questo fallimento, questa linea verrà continuata ad applicare anche negli anni e decenni successivi e verrà pienamente applicata anche nei paesi arabi con conseguenze disastrose. Ma ripeto, rispondeva a delle esigenze specifiche dei paesi coloniali, quindi non era esattamente la stessa cosa che lei utilizzava la stessa posizione appunto per tutti i paesi, ma questa riguardava nello specifico i paesi coloniali. Poi Biagio ha citato nel suo intervento anche Hamas, e su quello io riprendo quello che stava spiegando Andrea Davolo, cioè sul carattere reazionario di questa formazione. Non dimentichiamoci che Hamas nasce anche con un aiuto, un sostegno, un incentivo da parte di Israele, che nei territori che controlla legalizza l'attività delle moschee, perché all'interno di queste si formi una formazione islamica che mette in discussione la leadership di Fatah, che in quegli anni aveva comunque un carattere laico, progressista, e veniva vista come una minaccia da Israele. E quindi viene fatta per cercare di avvelenare su basi religiose il movimento di resistenza palestinese. Questa è come sorge. Hamas riesce a trovare uno spazio solo per gli errori, i tradimenti da parte di Fatah, che a un certo punto, diciamo, dopo gli accordi di Oslo, dopo la creazione dell'ANP, in certi casi arriva ad avere una politica collaborazionista di Israele nei territori. Hamas riesce a crescere grazie a questo motivo, però non appena riesce a conquistare una posizione importante, appunto in occasione della seconda intifada del 2000, anche lì vediamo come svolge un ruolo negativo con queste azioni di terrorismo, che però non sono estremamente controproducenti, perché ripeto, non fanno neanche il solletico alla macchina militare israeliana, ma facendo vittime tra la popolazione civile facilitano il compito al governo di far passare nella popolazione israeliana l'esigenza di dover intervenire militarmente ancora a Gaza e a portare avanti una repressione ancora più brutale. E comunque, al di là di questo, oggi, che comunque è quasi 15 anni che Hamas governa nella striscia di Gaza, cioè di fatto anche lì la traiettoria che è stata presa non è che sia così diversa da quella di Fatah. Tu hai la Cisgiordania che è governata, dove c'è Fatah, Gaza dove c'è Hamas, ma di fatto non è che ci siano tutte queste differenze, come mi fa provare a fare anche un governo assieme, perché comunque l'evoluzione è quella: una volta che ti metti nel vicolo cieco di dover gestire i rimasugli che Israele ti lascia governare, ti metti su quel tipo di china e non vai lontano. E non è un caso che quando ci sono state nel 2011 le primavere arabe, anche nei territori occupati ci sono state proteste sia contro Hamas e sia contro Fatah. E quindi non dobbiamo questi movimenti islamici che cercano di darsi un carattere anti-imperialista. Sono invece dei movimenti che hanno delle caratteristiche reazionarie. Pensiamo anche a una forza come Hezbollah in Libano, che comunque ha sì combattuto contro Israele, ma che ormai da anni è parte delle coalizioni di governo libanesi, e quando è scoppiato il movimento di massa sei mesi fa, ripeto, nei giorni scorsi è continuato, Hezbollah era una delle forze di governo che veniva messa al centro della contestazione delle masse. Questo non dobbiamo sottovalutare. Venendo alle cose che invece diceva Leandro, una su Israele oggi, anche lì secondo me noi vedremo in Israele dei processi di mobilitazione, perché adesso Netanyahu è tornato per l'ennesima volta al governo, sebbene sia indagato per reati di corruzione. Diciamo che all'ultima elezione una parte importante della popolazione aveva votato per Gantz per cercare di arrestare una nuova salita al potere di Netanyahu. Sui nostri articoli abbiamo spiegato che Gantz non era assolutamente un'alternativa minimamente valida a Netanyahu. La gente però l'ha votato, e nonostante questo adesso Gantz ha fatto un accordo di governo che ha consentito a Netanyahu di tornare al potere, e tra l'altro di essere indenne anche dalle indagini
che lo riguardano per le accuse di corruzione. Questo ha creato un certo malcontento, ci sono state delle manifestazioni, anche nonostante ci sia il Covid, anche in Israele hanno fatto una manifestazione con la gente distanziata, con le mascherine, e anche delle iniziative sui social che sono state molto partecipate, e credo quindi che vedremo. Peraltro Netanyahu sta sempre di più radicalizzando la sua posizione, cioè di fatto oggi lui sta rivendicando un piano per annettersi interamente la striscia di Gaza, e questo potrebbe ulteriormente creare delle situazioni di conflitto. Quindi io credo che vedremo delle mobilitazioni anche in Israele contro Netanyahu. L'altra cosa che volevo dire rispetto a quello che diceva sulla questione della lotta armata, perché non è una questione di essere pacifisti, ma è una questione di come si utilizza. Per esempio, le tecniche di terrorismo utilizzate sono state controproducenti, sia quando le usate Fatah, sia quando le usate Hamas. E anche nella lotta di liberazione algerina comunque hanno comportato un elemento di complessità nella lotta che lì si era sviluppata. Però non è che questo vuol dire essere contrario alla lotta armata di principio. Voglio fare un esempio rispetto alla questione della Palestina. Se le organizzazioni palestinesi, invece di, che ne so, fare gli attentati in Israele, di rotare gli aerei, avessero per esempio fatto arrivare nei territori occupati delle armi, avessero creato dei nuclei all'interno dei territori occupati, dei nuclei armati, provato a organizzare delle milizie, aver nascosto delle armi da utilizzare nei momenti buoni, eccetera. Se avessero fatto questo tipo di lavoro, invece delle azioni terroristiche, quando nell'87 è scoppiata l'intifada, magari i giovani palestinesi, invece di tirare sassi, avrebbero avuto anche dei fucili, avrebbero avuto anche delle bombe, avrebbero avuto un armamento migliore per poter contrastare la macchina militare israeliana. Nonostante questo, l'hanno messo comunque in difficoltà le decisioni, ma se fossero stati meglio armati avrebbero potuto agire anche in modo più efficace. Quello è un tipo di lotta armata che avrebbe avuto un senso, che sarebbe stata utile, soprattutto se unita allo stesso tempo a un appello di classe nei confronti della classe lavoratrice israeliana, con un appello di classe, con un appello socialista, rivoluzionario, a creare una nuova federazione socialista dove potessero vivere in pace sia il popolo arabo-palestinese sia gli ebrei israeliani. Questo avrebbe potuto essere molto efficace, mettere molto in difficoltà la macchina militare israeliana. E invece questo non fu. E di fatto i giovani si trovarono a dover combattere con mezzi di fortuna eserciti più efficienti del mondo. E anche nel 2000, quando è scoppiata la seconda intifada, dove c'è stato anche lì un coraggio straordinario da parte delle masse, bisogna notare che lì esisteva l'autorità nazionale palestinese e l'autorità nazionale aveva una forza armata, con fucili, una forza di polizia che veniva utilizzata per tenere sotto controllo la popolazione nel corso degli anni. E mentre c'era questa polizia palestinese dell'autorità nazionale di Arafat armata a combattere contro gli israeliani, andavano giovanissimi anche lì armati di pietre, armati di fionde. E quindi questo fa vedere come concepivano queste organizzazioni la lotta armata in una maniera assolutamente assurda. Mentre invece per noi è importante quello che è il ruolo delle masse e non quello di piccoli gruppi che si lanciano in azioni isolate. Gigliani ha ricordato come le lotte di indipendenza, sebbene abbiano ottenuto l'indipendenza formale di questi paesi, non abbiano però ottenuto un'indipendenza sostanziale, perché sono paesi che sono rimasti in qualche modo dominati dall'imperialismo. E dopo la prima fase di nazionalizzazioni, in tutti questi regimi abbiamo visto una tendenza a privatizzare, a raggiungere accordi commerciali con le potenze occidentali, con le multinazionali, e in qualche modo a cercare di ottenere sostegni dall'imperialismo. E dunque il filo delle lotte per l'indipendenza, delle lotte di liberazione nazionale, per esempio, non è ancora completato, è una lotta che deve ancora essere portata avanti, e anche secondo me c'è una consapevolezza nelle mobilitazioni che abbiamo visto nell'ultimo periodo. Francesco citava il caso dell'Algeria, ma possiamo vedere anche quello che è successo in Iraq, dove chiaramente le masse hanno preso una posizione sia contro le ingerenze dell'Iran, che esercita oggi una forte influenza all'interno dello Stato iracheno, ma anche contro l'imperialismo americano, cercando una via autonoma
di classe, cioè in qualche modo una via di, in modo embrionale una via di indipendenza di classe rispetto alle diverse potenze imperialiste. E sicuramente dovremo assistere a quelli che saranno i progressi nello sviluppo delle mobilitazioni. Ultima cosa, rispetto a quello che diceva Emilio, sicuramente l'unificazione araba avrebbe rappresentato un grosso passo in avanti. Avrebbe appunto rotto questi vincoli statali creati dall'imperialismo, queste divisioni nazionali create dall'imperialismo, e avrebbe enormemente rafforzato la lotta del popolo arabo. Quindi sarebbe stato sicuramente un elemento progressista. Dopodiché bisogna fare dei distinguo. Il primo è anche nelle forme in cui questo avveniva. Per esempio la RAU, la Repubblica Araba Unita, che ho citato prima, era qualcosa di costruito interamente dall'alto. È vero che aveva un appoggio popolare, ma era una costruzione dall'alto fatta dalla SER e da altri regimi siriano, e che proprio per queste caratteristiche in qualche modo è anche implosa. Si è dimostrato che le borghesie nazionali dei paesi arabi non erano disposti a perseguire questo ideale panarabo. Nel momento della realtà hanno preferito difendere i propri profitti, i propri privilegi, la propria posizione all'interno della società, senza metterla in discussione all'interno di una nazione araba unificata. Da questo punto di vista solo una mobilitazione delle masse può portare in questa direzione. Dopodiché attenzione, perché la rivendicazione che noi facciamo è più generale, non ci sono solo gli arabi in Medio Oriente. A parte che anche tra gli arabi ci sono delle differenze. Per esempio, in questo momento noi vediamo uno scontro tra le coalizioni sciita, come il filo sciita e quella filo sunnita, l'una guidata dall'Iran e l'una guidata dall'Arabia Saudita. E questi paesi esercitano influenza, alimentano la violenza settaria tra le diverse comunità. E questo è... Ma poi esistono anche gli ebrei in Israele, esistono i curdi che ancora non hanno ottenuto la loro, il diritto all'autodeterminazione, esistono le comunità cristiane, esiste tutto questo. E da questo punto di vista la rivendicazione che noi portiamo avanti è quella di una federazione socialista del Medio Oriente, dove all'interno della quale tutte le comunità di minoranze abbiano il diritto all'autodeterminazione e abbiano pieno riconoscimento per i loro diritti, curdi, ebrei, cristiani, arabi, sciiti, sunniti. E da questo punto di vista le ultime mobilitazioni che abbiamo visto nel 2019 danno una grossa indicazione. In un paese multietnico come il Libano, che per decenni è stato dilaniato dallo scontro religioso tra le diverse fazioni, abbiamo visto scendere in piazza assieme sciiti, sunniti, cristiano-maroniti, drusi, assieme contro i regimi, contro il governo corrotto. Questo è un elemento importante. Anche nelle lotte in Iraq abbiamo visto sciiti e sunniti manifestare assieme, manifestazioni sia nelle zone maggioranza sunnita, sia nelle zone maggioranza sciita. Questo è un elemento estremamente importante, e proprio per questo solo una proposta di una federazione che può sembrare che non è una cosa astratta, ma è l'unico elemento che può creare davvero un ponte tra le masse oppresse dei vari paesi e consentirli di unirsi in una lotta comune dove le risorse economiche vengano messe assieme e dove venga consentito di svolgere una vita pacifica e costruttiva realizzando le loro aspirazioni. E quindi questo tipo di rivendicazione è estremamente importante. Ultimissima cosa, Davide ha parlato anche del regime di Gheddafi, che è sicuramente un regime che ha seguito quel tipo di linea. Si potrebbero citare anche altri esempi, lo Yemen, dove a un certo punto negli anni 70 si sviluppa anche lì uno stato bonapartista proletario, con l'economia nazionalizzata, ma anche lì diciamo con un carattere estremamente burocratico. La cosa che però è importante è che da allora, dal periodo in cui stiamo analizzando, la classe lavoratrice si è rafforzata in questi paesi e dunque potrà giocare un ruolo molto più importante e appunto ed evitare che la rivoluzione che vedremo nelle prossime fasi abbia quel carattere distorto che hanno avuto le lotte in quegli anni, invece di assumere una forma bonapartista, abbia la classe lavoratrice come protagonista di queste mobilitazioni, che possa creare le proprie istituzioni, i propri organismi per prendere il potere ed iniziare a gestirlo in modo differente da come si è gestito in tutto questo periodo. E dunque questa sul Medio Oriente è una discussione che dovremo riprendere, non solo dal punto di vista storico, ma anche e soprattutto per i processi rivoluzionari che vedremo in tutta la prossima fase. Grazie a tutti. Benissimo, grazie ancora Franco per queste eccellenti conclusioni che chiudono degnamente una giornata lunga ma molto fruttuosa, penso, per tutti i partecipanti.
Ringraziandovi ancora, appuntamento alle prossime scadenze. Buona serata a tutti.